baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, ma questi baci a chi li devo dare? Bimba birichina, disse bella smanazzina, quale tentazione sei per me, ma questa tentazione che cos'è? Bia ba bia ba, sempre sillabo con me. Bia ba bia ba, sono deliziose queste cene per d'amore. Ba ba, baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci quantità, ba dammi amore. Ba 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 ba. Vai Francesco, vai! Mia babbi, a me sempre si lavo con te. Pobre bomba e di amor, sono tante deliziose queste sillabe d'amore. Ba, ba, baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci quantità, e baciami piccina, baciami piccina, baciami piccina, baciami piccina, ba. E tap, cioè non solo di tip, ma anche di tap. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Casa Marcello Knight. Sono veramente felice, sono contento perché due pazzi visionari come io e il maestro Messer Trabucca abbiamo pensato a un certo punto di fare così, quello che ci piaceva. Abbiamo incontrato un altro pazzo visionario che si chiama Massimo Cinque. Io quasi quasi io lo faccio pure io. Poi, non contenti di tutto questo, si è unito un grande regista, altro pazzo visionario che Nello Pepe. Vi ringrazio tutti. Buonasera Alberto Trabucco. Buonasera. Buonasera. Buonasera, veramente, perché sono le 21 passate e noi eravamo abituati a quest'ora a essere già a casa, a cena. E invece no, siamo qui, tra le altre cose, stiamo brindando. Io ringrazio perché Casa Marcello... addirittura, cioè, si fregia di avere uno spumante proprio fatto per noi. Ringrazio i fan che ce l'hanno mandato. Dove sta? Di qua, di là. Ringrazio moltissimi fan. C'è un piccolo problema, che noi non abbiamo mangiato ma abbiamo bevuto, quindi forse qualcosa a un certo punto era moltissimo. Ringrazio tutti quelli che hanno cercato di darci forza, che sono i giornali, la redazione Tuscia Times, la redazione Si Magazine, la redazione Gazzetta dello Spettacolo, Francesca Monti di SMS, New Quotidiano, insomma, ma siete tanti, ma perché vi interessate a noi? Cioè, perché? Io mi chiedo perché non dovete interessarvi a noi. No, invece scherzo, grazie a tutti. Ringraziamo anche Brixia Channel che da Brescia ci trasmette, quindi un abbraccio a tutti gli amici bresciani. E poi vi facciamo gli auguri a un blog di un nostro amico giornalista, Pino Carella. Il suo blog si chiama pinocarellachannel.tv, è una web tv che in questo momento ci sta trasmettendo.
tantissimi in bocca al lupo. Cominciamo con i primi ospiti, ce ne sono tanti oggi, vi avverto, sarà una serata pazzesca e siccome è una serata pazzesca io mi mando, sapete che faccio? Mi mando uno stacco. La prima ospite della serata è un'arpista bravissima, con le mani, ma che già rispondi? Ma scusa, ma non dovevi rispondere, hai risposto subito, ma che stavi sul telefono? Sì, ero già pronta. E allora aspetta perché cioè, tu sai che l'artista senza stacco non è un artista, beccati questo stacco musicale. La nostra orchestra diretta dal maestro Trabucco. Come stai, Nicole? Bene, bene. Tu? Sei sempre una grande arpista? Sì, sempre, sempre, non cambio. L'arpa è uno strumento molto, molto particolare. Chi ne conosce, insomma, nel mondo importanti e famosi sono Andreas Vollenweider, che è un arpista celtico, che poi in Italia... abbiamo bevuto un po' di prosecco, quindi se abbiamo la R sdrucciolevole, la grande Nicole Arpa Rock. Voilà! Senti, ma è vero che a mezzanotte, proprio a mezzanotte è uscito il tuo ultimo lavoro? Ce ne vuoi parlare? Senti, ma prima di parlare del mio ultimo lavoro, oi. Ma che calo? Ti ho fatto un regalo e non mi hai detto niente. Ma che cosa? Delle mutande? Una ma sciarpa? Sì. Una sciarpa? Ma ha regalato una sciarpa? Dei calzini? Cosa? Ah, ti ho fatto un regalo romantico! Ti ho mandato... Delle rose? No, un brano! Non l'hai ricevuto? No, scusa Alberto, ti hanno mandato un brano? Sì, lui sta scapozzeando, cioè sta facendo con la testa così, quindi vuol dire che sì. Ma di che brano si tratta? Cos'è? Che brano è? È un brano di Elvis Presley, Can't Help But Love. Io l'ho suonato, ho pensato a te, ho detto ma sarebbe fantastico un duetto insieme. Quindi io dovrei cantare sulla tua arpa? Eh beh certo, che canti io, scusa, canti tu, eh? Senti, ok, allora tu, però canti pure tu, mi fai quella parte, vabbè tanto già me l'hai mandata, quindi che ti dico? Sì, appena te. Vado allora, eh? E vai, dai. Canto for you, ma da vicino. Va. Proviamo. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall he stay? Will it be a sin if I can't help falling in love with you? By Nicole. My whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling.
grazie, 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 grazie. Fantastico. Grazie, 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 grazie tanto. Che emozione di questo. Perché ti è piaciuta? Tantissimo, tantissimo. Sono molto contento. È la prima volta che canto questo brano, l'ho fatto con grande entusiasmo, con grande piacere. Poi si è sentito anche il calore del pubblico, abbiamo avuto un applauso pazzesco. Cioè, l'hai sentito l'applauso? L'ho sentito. Senti, Nicole, ma tu l'applauso più grosso dov'è che l'hai ricevuto? Cioè, lo spettacolo dove hai avuto più pubblico, qual è stato? Beh, al 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma, 2 volte. E mi ricordo l'altro anno e 2 anni fa. L'altro anno hai suonato la canzone del partigiano. Esatto, sì, 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 ho suonato quella, ma un altro grande, grande applauso l'ho avuto all'apertura di Enrique Iglesias al Palazzetto dello Sport a Roma, un anno e mezzo fa più o meno. Cioè, tu hai suonato quel gran fico di Enrique Iglesias? No, aspetta, sì, sì. Dobbiamo parlare. Io e te dobbiamo... Certo. Scusa, ma Julio Iglesias che fine ha fatto? Dov'è? Non lo so adesso dov'è, sarà in giro. Ma non, no, ma... ci sarà a casa anche lui. Ma non te l'ha detto? Non ti ha parlato del papà? Non ti ha detto niente? No. Niente? No, non mi ha detto niente, io ero lì, ho suonato prima di lui, sono giusto riuscita a salutarlo, a ringraziarlo perché era una grande emozione e poi basta. Cosa gli dicevo? Parlami papà. Ma il papà ci manca, il papà è un figaccione pazzesco con quelle canzoni che hanno colpito il cuore di tutte le casalinghe annoiate del mondo. Ma scherzi? Senti, dicevamo allora, Nicole, innanzitutto Rocco come sta? Rocco sta benissimo, qua di fronte a me ti saluta, è qua, puoi sentire la voce se vuoi. Ciao Marcello! Grande musicista, grande, grandissimo musicista, ma lui ti accompagna negli spettacoli? Allora sì, lui mi accompagna sempre, mi porta lì, mi apre la portiera della macchina, mi porta là, e in bocca al lupo, mi accoglie dopo e io penso, quando se non c'è lui, io non suono mica, eh. Okay. Io voglio avere lui che sente il sound, se non c'è Rocco, no party, no Rocco, no party. Senti Nicole, dicevo che a mezzanotte è uscito il tuo ultimo singolo, dal titolo... Freestyle. E ma io già l'ho sentito, è un pezzo molto molto forte, vedrai che ti darà tantissime soddisfazioni. Ma hai scritto tu la canzone tua? Sì, la canzone è mia, Freestyle l'ho scritto io, però è stato arrangiato dal produttore artistico di Zucchero, che si chiama Max Marcolini. E come poi no? L'abbiamo conosci? Certo, è famosissimo. Max. E ti ha dato un suono internazionale, secondo me. Vero? Sì, perché poi... Sì, assolutamente sì, perché poi l'abbiamo registrato da Fabrizio Simoncioni, in arte Simoncia. Lui è un grande ingegnere del suono, ha vinto tanti premi, un Grammy, ha lavorato con i più grandi. Lui, tra l'altro, è il tastierista di Litfiba. Che meraviglia. Senti, sai... che facciamo mo? Ce lo sentiamo e lo facciamo vedere e ascoltare a tutti i telespettatori di Casa Marcello Night. Sei d'accordo? Sì, sì, manda, d'accordissimo. Manda bacino.
cantante. Bellissimo, è un pezzone questo. Spingilo, sono tutti convinti, anche qui in studio, che sarà un grande pezzo. Fai tanta promozione, fatti aiutare da un po' di amici, tu sei una grande artista, sei anche molto bella, te lo posso dire, me lo permetto perché sono amico del tuo compagno, salutamelo tanto. Ti ringrazio, in bocca al lupo, uscirà anche un lavoro di questo, vero? Un progetto, un album? Sì, uscirà l'album dal titolo Play, che racchiuderà 6 brani inediti, tra i quali freestyle che avete appena ascoltato, e 6 invece brani rock, ma anche, no, non solo rock, perché ci sarà anche Children di Robert Miles, rifatto con l'arpa, quindi ti do anche... In bocca al lupo, ciao Nicole! Grazie Marcello, grazie a voi, ciao! Ciao! Oh, cioè, abbiamo avuto veramente... Cioè, non è che stiamo, capito? Abbiamo avuto un'artista bravissima, nuova, che fa una musica diversa, con l'arpa. Cioè, ma chi la fa con l'arpa? Come se uno facesse una canzone col clavicembalo o col shetavayas. Cioè, è uno strumento nuovo, particolare. Allora, in questi lunghi mesi, io ho avuto la cosa bella è che siamo pieni di telecamere. Adesso, per colpa di Nello Pepe, io non so dove gira, dove sono qua? Allora, io ho avuto il grande onore, il grande piacere di conoscere quel pazzo visionario di Massimo 5. Massimo 5, a parte che subito dopo Casa Marcello Knight, è inglobato in Casa Marcello Knight, lui ritornerà in poltrona, anzi prenderà un cocktail parlando di teatro e di musica, un bellissimo momento. Allora, io ho chiesto al maestro esimio Massimo 5 di entrare a far parte così della mia squadra, per raccontarci un po' cosa la sua mente meravigliosa e artistica sta facendo in questo periodo. Buonasera, benvenuto dottor Cinque. Buonasera. Ma io c'ho una voglia di abbracciarci, diamoci una pietata, così, porca salurida, non ci si può abbracciare. Allora, mi chiedevo, tu hai bevuto? Sì, basta, perché io poi parti. Parto e mi parto la bronca proprio. Mi chiedevo, tu nella tua stanzetta da artista, sì, quale sei? Sì. Con la tua penna diro blu e il foglio, sì, bianco. Sì. Cosa hai scritto? Allora, ho riflettuto. Sì. Scritto, e tu sai parecchio, e tornerò a scrivere quei raccontini. Che hanno avuto grandissimo successo. Sì, e io ringrazio tutti per avermelo accreditato. Quei raccontini però hanno un padre putativo che volevo farvi conoscere, o quantomeno ricordare. Che questo padre putativo si chiamava, è morto purtroppo, se n'è andato 8 anni fa, Giancarlo Del Re. Del Re, per chi non lo conoscesse, è stato un grandissimo giornalista del Messaggero. Lui per anni, quotidianamente, scriveva un articoletto che si intitolava Avventure in città. Ah, come e non, ricordava, certo, alla sua maniera, in maniera molto romana, tutto quello che capitava nella città di Roma. E lui è stato il padre di quei raccontini. Io, in maniera estremamente umile, ho cercato di ricordarlo con quei racconti, ma adesso è il momento di conoscerlo. E allora lo conosciamo subito. Attraverso quale racconto? Intimi segreti svelati in taxi. Scusami se mi posso permettere. Prego. Ti posso mettere una musica a concia? No, ma assolutamente. Grazie. Ci mancherebbe. Vado subito, vado, grazie. Vado. Io attendo la partenza della musica. Eccola. È partita. Eccola, è arrivata. Sta partendo. Eccola. Allora parti, perché... Io parto. Beh. Il tassista si produceva nel suo solito numero, cosa che doveva dargli una speciale soddisfazione. Più parlava, più Claudia, la passeggera, si rannicchiava in un angolo del sedile posteriore, finché non cacciò un gridolino di terrore e che lo mise a tacere. È lei... Non può essere che lei, disse. Quando mia sorella me lo disse, io non riuscivo a crederle, ma c'è il particolare dello zac, zac, zac. E allora non ci si sbaglia. È lei. Io chi, scusi?
il tassista erotomane che racconta la sua prima notte di nozze, non dica che non è lei, perché quanti altri tassisti di Roma farebbero la stessa cosa? E beh, e che ho fatto di male? È matrimonio legittimo, signor? Anzi, addirittura in chiesa. Questo non la autorizza a scandalizzare le signore con i suoi racconti osceni, mi tragliò Claudia, donna ancor bella sui 50 anni. Mia sorella rimase sconvolta da questo suo zac zac zac, che è impressionante, le dico, veramente impressionante. Oh, ma mia moglie era vergine, abbi pazienza. E quante sue sposette vergini, veramente vergini? C'aveva 27 anni e era vergine, manco io ce potevo credere. E lei? Zac! E io zac, è naturale. E che c'è de male? Ero o non ero suo marito? Oh, prima però ma so spogliata piano piano. Un bacetto qui, un bacetto là, poi ho messa in posizione strategica e... Zitto! Strillò Claudia. Che fa, ricomincia? Ma è una mania la sua, non sono cose che si raccontano, sono cose intime, dovrebbero essere segreti, i segreti del talamo, si dice proprio così, e lei invece si diverte a metterli in piazza. Ma è natura, è vita naturale, farfugliò il tassista più perplesso che imbarazzato, e mica le racconta ai ragazzini queste cose, che poi in fondo i ragazzini vedono tanta violenza d'assassini in televisione e ci si divertono, e mica si scandalizzeranno di sta roba. Lei scandalizza le signore passeggere e lo fa apposta, affermò Claudia. Per fortuna che deve essere l'unico tassista romano a comportarsi così. Mia sorella era turbata. Dice che per tutto il giorno restò con quel suo zac che le martellava in testa. Che esagerazione. Solo un rapporto coniugale con mia moglie, che all'epoca era una pollastrella dei 57 kg, con tutte le cosette sue al posto, giusto. Per carità, era bellissima, anzi... C'aveva zinnette e duchi a pette perfette, fantastiche. Basta, la vuol sapere una cosa? Lei è un maniaco, ma sua moglie lo sa che lei va a raccontare in giro i vostri fatti intimi? Il tassista si strinse nelle spalle ridacchiando. Gliene frega assai a mia moglie. Siamo nonni oramai. Io riconto i ricordi di gioventù e magari li riconto all'altri per ricontarli a me medesimo. Ci sono momenti belli che non si possono scordare, come quando era lei che mi zompava addosso e io la acchiappavo. E poi... Zac! Claudia volle scendere. Erano le 10 del mattino ed era sicura che, come a sua sorella, quello Zac l'avrebbe tormentata tutto il giorno. Grande, grande, eccoci, ma bellissima, bellissima, bellissima. È un grande Giancarlo Del Re, giornalista, scrittore, una persona poeta. Ha scritto un sacco di, non so quanti anni, tutti i giorni scriveva questi articoli, credo almeno 30 anni. Sentiamo la sua mancanza, soprattutto il Messaggero. Io da ragazzo lo seguivo e spero di poterlo seguire ancora, perché ho raccolto, grazie a Nello Pepe, tutte le sue avventure in città. Perché Nello Pepe... Ma perché Nello Pepe? Ma perché Nello Pepe? Perché Giancarlo Del Re era il suocero di Nello Pepe, cioè il papà della moglie. E allora sì. Senti, ti stanno scrivendo cose molto belle. Saluto gli amici della chat, eccoli qua, ti stanno scrivendo bravo Massimo, Angela Manna, la Giusi, bravo Massimo, Gina Bove, bravo Massimo, poi salutiamo tutti, tra le altre cose c'è Stefania Orlando che è in chat, che è una, Stefania. È una persona straordinaria, è una persona grazie, grazie Stefania di seguirci, bellissima. Basti Frau, Angela Manna, Antonella, Pasquale, Maria Sofia, Gloria, sono tantissimi, sono bellissimo. Più di 50, bello. Grazie che ci state seguendo così in numero. Vuol dire che vi sta piacendo evidentemente quello che stiamo facendo. Massimo, ci vediamo dopo. Mi puoi lasciare? Io vorrei che mi lasciassi con una parola. Telefono. No, il telefono ce l'ho. Con una parola che io posso tenere nel mio cuore. Una parola. Magnifico. Magnifico? Sì. Questa atmosfera è magnifica.
Io sono tornato, lo dicevo prima Annello. Siamo ritornati bambini. Sì, siamo ritornati bambini, io mi ritrovo a tanti e tanti anni fa. Quindi io ti ringrazio perché tutto ciò è magnifico, è bellissimo. È magnifico. Quindi è magnifico. Diamoci dei calci. Grazie. Oh, ci vediamo dopo perché ti coinvolgo in una cosa fantastica. Va bene, io sono pronto, eccomi qui. Grazie tantissime, eccomi qua. Oh, altri ospiti, perché Casa Marcello Knight va avanti, altri ospiti importanti. Lui è stato già nostro ospite di Casa Marcello il pomeriggio. Ma che sta succedendo? Sta squillando il telefono, sta succedendo di tutto qui. È stato anche il mio produttore, io lo amo. Adesso quasi quasi metto uno stacco, eccolo qua, me lo metto, lo stacco, mi dispiace. Anzi no, possiamo fare così, Alberto, lo mandi tu uno stacco del maestro Tullio d'Episcopo? No, lo mando io, allora eccolo qua. Ce l'hai? Allora se ce l'hai dillo, vai. Perché il maestro ha suonato, ha avuto insomma, la forza di suonare, vedete, con un'orchestra pazzesca, dove praticamente il direttore era il grande Tullio d'Episcopo, che io mi accingo a chiamare. Eccolo, il maestro Pasquale. Aspetta che non ti sento, ma non ti sento. Perché non ti sento? Come mai non ti sento, Giulio? Perché? Ci deve essere un motivo perché non ti sento. Ciao a tutti. Ciao! Benvenuto, Tullio. Pasquale Cagaglia? Pasquale? Dove è Pasquale? Pasquale, dove sei? Aspetta, sta qua sotto, Pasquale? Scusi, ma di quale Pasquale parla? Grande Tullio, come stai? Bene, alla grande. Ma che figo che sei con questi occhiali, con questo cappello. Ah sì, ti piace? Sì, mi piace. Carit! Patch! Carit! Rallan Fatch! Step di Carit! Rallan Fatch! Step di Carit! Rallan Fatch! Continua! Carit! Rallan faccia. Ma che c'hai la batteria là? Continua! Aspetta, mi devo accodare a te. Step di Carit! Rallan faccia. Carit, rallon faccia. A chiappo no. Che grande. Questa era una canzone scritta dal maestro Tullio d'Episcopo per me e per il mio collega Antonio in un disco meraviglioso dal titolo Concertando, prodotto proprio da Tullio d'Episcopo. È stata l'esperienza più bella della mia vita, Tullio. Mi ha insegnato tantissimo, tanto. Vedi, adesso ci accorgiamo in un periodo così duro, no? Questo periodo tremendo. Ci accorgiamo quanto erano importanti le cose più piccole. Adesso ci accorgiamo quanto erano importanti e belle quelle cose che magari avevamo snobbato prima. Tanti pensieri ti passano per la testa e ci ricordiamo, non so, perché non siamo andati quella notte a ci mangiare un toast, perché erano le 2 di notte, forse era il momento per andare a mangiare quel toast, perché a Sanremo di solito io avevo il posto dove andare a mangiare il toast dalle 2 in poi, ma lì succedevano tante cose belle, si raccontavano tanti aneddoti, ma sempre con affetto e con amore, così
ci siamo conosciuti con tanti altri artisti e musicisti, perché a Sanremo poi c'era il Casinò, il Night del Casinò, c'era il festival, ma c'era anche il teatro. Come no? Le grandi compagnie di Gino Bramieri, Renato Nascere, Walter Chiari, tutto transitava lì. E ancora non c'era l'Ariston, l'Ariston era solo cinema. C'era il Salone delle Feste, giusto? Sì. Dove io ho suonato parecchie volte nell'orchestra del festival. Insomma. Senti, tu hai suonato anche per Jerry Mulligan? Sì. Che un'esperienza molto bella con Jerry Mulligan. 6-7 anni sono stato assieme a lui, anche in Europa, insomma, anche abbiamo fatto un'opera straordinaria, cioè un documento straordinario con Astor Piazzolla e Jerry Mulligan in un long play che si chiamava Summit. Che meraviglia! Siamo stati anche all'Olimpiade di Parigi ottenendo un grande successo. Senti Tullio, io prima di presentarti ho mandato in onda, sì, grazie alla regia di Alberto e di Nello Pepe, ho mandato in onda un video dove ti vede protagonista insieme a un'orchestra. Un'orchestra grande. Vediamolo. mi sa che tu non lo puoi vedere, però comunque era un'orchestra dove facevate swing, c'erano molti fiati, me l'ha mandata Pino Russo, il famoso nostro amico batterista. Sì, comunque, una cosa strepitosa dove tu praticamente comandavi questa orchestra di penso 40-50 elementi. Sì, ma ce ne sono tanti di documenti che girano su YouTube, molti li ho bloccati per metterli poi nel mio documentario, nel mio film, per non averli in giro, insomma, deve essere una novità poi quando esce il film, no? Senti, tu nella tua casa hai anche i ricordi tuoi e di Pino? Sì, guarda, c'ho qui, li ho tirati fuori proprio oggi perché mi avevano telefonato per un'intervista. Guarda questa che meraviglia. Allora, show yes, c'è cioè uno yes che non mi ricordo perché ero io che facevo le scalette la notte. Tu facevi le scalette per lo spettacolo di Pino Daniele? Sì, la notte prima della prova generale, quindi ti immagini quanti fogli stracciavo per rifare. Allora, show 82 Pino Daniele. Aspetta, fai vedere bene. Madonna, che meraviglia. Ti dico la scaletta che avevo. Allora, te la dico, guarda. Sì. Show 82, quindi Bellambriana. Solo Pino, Terra mia. Entravo io e lui, potesse essere all'aereo, sto vicino a te. Poi io passavo alla batteria più grande e attaccavo Magamani. Tieni gamba! Assieme a Tullio entrava Jeremy Mick, Joe Amoruso, Mel Collins and Tony Esposito. Poi c'era un pezzo straordinario che altri avevano tentato di suonarlo ma non ci sono riusciti. Era Have You Seen My Shoes? Ah. Poi il brano straordinario era Magheo. Dimmi che ho. Napoli, Donna Concetta, la suite Buono Guaglione, Sotto Sole e il Mare. Una scaletta straordinaria. Una scaletta pazzesca. C'era pure che sei non ma voi, vedi, due volte. Per forza. Ma a un certo punto lui, il soppazzo, non la voleva fare più, vero? No, non è vero. Ah, non è vero? No, vabbè, ma ci sono tante cose che girano, le leggende, no? No, come fai a non fare un successo? Di fatto. Qui c'è in scaletta, guarda, aspetta un attimo, fammi vedere. Non è che sto dicendo una stronzata, fammi vedere. Vuoi che a noi a papà? Fai vedere. Numero 12, I Soppazzi. Eccola là, vedi? Che meraviglia. Sì, come vedi c'era, inutile. Certo. Quindi stupidaggini che scrivono, no, sai, parlano di questi, dei grandi artisti che rinnegano in qualche modo i poi loro grandi successi. Facevamo un pezzo che non era mai stato inciso, come si chiamava, c'è il titolo qui qua. Sud. Sud.
Su scava ma fos, voglio morire con te, su di schiena ma fos. Grande. Tieni a papà, tieni. Che meraviglia, so pazza. Tieni. Con tutta la partitura, vedi? Una tazzulella di caffè. Tieni, istocca, se istocca. A se istocca. Vedete, questi sono dei documenti veramente storici. Sono qui, qui è quando siamo andati nel 1983 a un concerto storico che era il Festival del Jazz di Montreux. Come no, certo, al quale hanno partecipato grandissimi artisti anche come Gino Vannelli ed altri. Guarda, Stadera, Rock, Softly Joe, era un pezzo di Joe Amoruso, Funky Strolling, Bob Berg. C'era Bob Berg col sassofono. Nami Na, il mio famoso brano, ti ricordi? Come? Quartiere Carità. Quartiere Carità non me. Poi Stop Bayonne, che ancora non era uscito. Stop Bayonne, tuo grande successo. Tarantella, Requiem di Verdi. E poi Tamurre. Poi Zé Maria, che non è mai uscito. Zé Maria. Zé Maria. Guarda, ci hai regalato. Mo basta, guarda. Mo basta. Cioè, hai regalato veramente a noi e a tutti i nostri telespettatori un momento bellissimo, perché questi documenti sono, fanno parte proprio immagino, dell'anima del suo racconto, immagino, della tua casa. Immagino se ci sono dei fans di Pino Daniele come staranno godendo, staranno adesso. Veramente, sta veramente godendo. Anzi, approfittiamo per salutarli, staranno scrivendo sicuramente guarda, no, salutiamoli io, tutti. Guarda, già ti stanno scrivendo sulla nostra pagina fan, no? No, la pagina sulla chat. Marco Mantovani, grande Tullio. Albi Drummer, praticamente la storia della musica. Antonella dice grande. Mauro Lo Sole, grande Tullio. Vie musicali, Tullio è la batteria. Carmine dice il maestro ha fatto la storia della musica italiana. Pasquale da brividi, meraviglioso. Chi è Carmine? Carmine chi è? Non lo so, Carmine Damiani. È un nome di Bolzano questo. Sì. Carmine. Ciao Carmine! <Rappacci. ride> Franco Marco Re scrive Mito, Tullio Mito. Che meraviglia, saluto tutti caramente. Ti stanno seguendo anche dalla Polonia, Ci stanno seguendo dalla Polonia i polacchi. Senti maestro, io ti volevo chiedere, Tullio, ma ti posso far fare delle domandine da alcuni batteristi? Io ho per esempio un ragazzo che ha 18 anni, 19 anni, che sta cominciando adesso a studiare la batteria. Che bello. Posso mettermi in collegamento? Vado, Si chiama Leonardo Gentili, è un ragazzo che suona molto bene, tra l'altro, però è ovvio che per lui, eccolo, sei il suo mito. Posso mettermi in collegamento? Vado, eh? Vai, Leonardo Gentili, benvenuto. È un ragazzo che suona molto bene. Hai il piacere e l'onore di parlare con il maestro Tullio De Piscopo. Buonasera, maestro. Ciao, come va? Tutto bene, lei? Grande, bene. Che domanda volevi fare a Tullio? In un momento così difficile, più amore c'è, meglio stiamo. Maestro, guardi, l'emozione è tanta avere la possibilità di parlare con lei questa sera. Sì. Cosa volevi chiedere? Non ti nascondo, Leonardo, maestro, che anch'io... Ovviamente alcuni consigli da dare ai giovani di oggi che vogliono entrare nel mondo della batteria e renderla una vera e propria professione. Entrare nel mondo della batteria, consigli da dare ai giovani. Guarda, la prima cosa che ti voglio leggere, questo che è molto bello, questo è un mio libro didattico di didattica, è molto importante, è molto importante il libro che ho scritto che si chiama Tempo, per tutti voi, non solo per batteristi, per tutti, per chiunque, dove racconta tutta la mia storia, la mia vita, che dovete conoscere. Questo è il decalogo del batterista. Decalogo del batterista.
che vado a leggere. Non rubare le bacchette d'altri. Primo, non rubare le bacchette d'altri, ma piuttosto l'esperienza dei batteristi più anziani di te. Secondo, non farti rubare le bacchette da altri. E se hai qualcosa da dire, gridalo, fatti sentire. Se non ti sentono, fermati, fatto valere. Terzo, non sprecare energie inutili che possono influenzare lo studio e la ricerca timbrica sulla batteria. Quarto, abbi fiducia in te stesso. Quinto, non ti perdere per strada, ma segui sempre quelli più bravi di te, intelligentemente. Hai capito? Sesto, devi buttare tanto sudore per acquisire un tuo suono, una tua personalità sullo strumento. Poi, sette, non copiare il batterista di moda, ma ascolta Art Blakey, Philly Joe Jones, Elvin Jones, Max Roach, Kenny Clarke, Shelly Mann, Tony Williams, Roy Haynes, Steve Gadd, Bill Stewart, Buddy Rich. Ottavo, questo è importantissimo, poi ti spiego perché. Non essere venale nella scelta di un lavoro. Qui è dura, qui si vede l'uomo. Nono, non farti impressionare dalle critiche negative. Decimo, bene o male che parlino del tuo stile. Hai capito? Hai capito? Sì, sì, assolutamente. Guarda, prendilo questo decalogo, che è una cosa importante. No, importantissima. Allora, guarda, Leonardo, io ti ringrazio. Volevi chiedere qualcos'altro al maestro? No, ho chiesto tutto. Grazie tante, allora, Leo. Ha già detto tutto. Grazie, Leonardo. È prezioso. Quanti anni hai, Leo? 23. 23 anni. Ma lui ci vede, ci vede. Sì, 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 sì. Lo vedi questo? Questo che cos'è? Ma la vede lui? No, no, la vediamo noi. In croce. Lui? No, lui la vedrà dopo, adesso non la vede. Questo è un cartoncino che ho fatto come una pelle di un tamburo che spiega come suonare le spazzole. Cioè, hai capito come incrociare? Perché è difficile scrivere le spazzole, vedi? Le strisciate, vedi? Che questo è per Leo, per Leo. Grande, grande, grande Tullio. Grazie Leonardo, ciao. Divertiti. Maestro, la ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Senti Tullio, ciao. C'era un altro batterista che tu conosci, tra l'altro, che si chiama Sasà De Seta, che sicuramente ti voleva fare una domanda. Sasà Di Stefano? Sasà De Seta. Sasà De Seta, bello, madonna, lo amo. È un bravo batterista, vero? Lo amo a Sasà. Ma il bravo batterista viene dopo, ma... Prima deve venire l'uomo, Marcello. Hai ragione, hai ragione. L'uomo, la positività, e lui è positivo. Ha appena lui detto il maestro. Lui e la sua famiglia. Ha detto, appena detto il maestro che sei positivo, tu e la tua famiglia. Benvenuto. È il caciocavallo del padre. Buonasera, buonasera. Ciao Marcello, maestro, buonasera. Ciao. Come stai? Sasà, cosa vuoi chiedere a Tullio De Pisco? Vabbè che tu, insomma, l'hai avuto la fortuna di frequentarlo. Sì, quante ore ho a disposizione adesso? Poche! No, allora, guarda, di recente ho visto un video su YouTube di un batterista, Ruggero Pazzaglia, vabbè, un video che dura 2 ore, bellissimo, sull'analisi dello stile di Tullio De Piscopo. In particolare mi ha colpito... ha analizzato vari pezzi, in particolare Yes I Know My Way, di un live con Pino, adesso non ricordo di quale anno, però praticamente con il metronomo, analizzato col metronomo il pezzo, e Tullio parte a 104, lo ricordo e finisce a 104. E finisce a 104. qual è il suo segreto? Se c'è un segreto, come facevi a saperlo? Un segreto, è perché un segreto. Ti conosco. E qual era la domanda, scusa Sasà? Questo è un documento importantissimo, questa cosa qua. No, ma lui ti chiedeva come fai a partire come beat a 104 e a finire a 104. Io lo so perché ti ho visto lavorare in sala. Non lo so, è una cosa che si nasce così.
però è anche frutto di uno studio. Cioè io praticamente, bella sta cosa, la devo spiegare bene però. Allora vado a prendere quei due cosi lì, li vedi? Sì. Sono due metronomi. Sì. Adesso li chiamano click. Un click. Come li chiamano adesso? Click. In maniera dispregiativa, detta anche o click. Tanto sulla chat si stanno scatenando, vi avverto che si stanno scatenando. Questo è importantissimo, Marcello, per tutti i musicisti. Certo, no? Certo. Questo era il mio primo, poi è arrivato questo di plastica tascabile. Quella allora, di legno, questo è di legno? Questo è di legno, sì, puro legno. Io ho studiato tanto con questo, vedi? Questo mi ha accompagnato veramente per tutta la gioventù. Capito, Sasà? Sì. Però il trucco dov'era? Mettevo questo qua lontanissimo. Poi ci mettevo vicino un registratorino a cassetta e io andavo lontano e cercavo di suonare solo vedendo l'oscillazione. Poi dopo andavo a sentire la registrazione come era venuto l'esercizio. E quindi piano piano ho imparato a tenere il tempo, cioè stare lì. E di fatto ho scritto tanti esercizi per i giovani batteristi che si chiamano stai lì, non te muovere, groove a quintala, a paletta. Senti, ti lascio con l'ultima, grazie Sasà, ti lascio con grazie l'ultima a voi, domanda. Un bacio. Grazie Sasà, ma è un vero bacio. Che a bacchetta ha da moringoppo Ruland? A bacchetta, a bacchetta da moringoppo Ruland, sa da funà. Io ti ringrazio tanto, Tullio. Gli altri amici hanno scritto? Sì, tantissimi, Tullio, tantissimi. Malì di Miniello, forza della natura, dell'arte e della vita. Luisa, Tullio, unico, il numero uno, bravissimo. Roges, Tullio, sei il migliore. Salutano anche Sasà, sarà la zia. Elia Faustini anche ti saluta, ti fanno domande. Insomma, ti fanno tantissime domande e tantissimi complimenti. Sei molto amato da tutti, Tullio. Ci sono tanti giovani batteristi anche, no? Tantissimi giovani batteristi che ti stanno scrivendo. Io mi sono sempre rivolto ai giovani, lo sai, no? Lo so benissimo, difatti tu hai anche, come dire, la volontà buona di una persona buona quale sei di insegnare questo mestiere, perché è un mestiere. Ti ricordi che bella band di giovani avevo formato per voi? Come no, sì. Oggi nuovo giovanissimo, Giorgio sì. Cocilovo. Rino Zurzolo. Rino Zurzolo, buonanima. Ti saluto tanto, Tullio, grazie. Grazie a voi, voglio. Steve Garen, eh. Come sempre, vado in grindoco. grazie Tullio, grazie tanto. Fantastico Tullio d'Episcopo, io lo amo come oh! Ah! Cosa state preparando? Faremo un pezzo di tappa a cappella con un po' di improvvisazione, speriamo vi piaccia. La vecchia col flick. Oh, ricordiamo che Valeria Foschi ed Elisa Pilozzi sono campionesse del mondo di tip tap e sono state anche campionesse italiane. E adesso è arrivato il momento di un mio amico, un mio fratello di sangue, al quale gli farò sicuramente lo stacchetto perché se lo merita. Ed è.
Demo Morselli. Demo. Chi è? Chi è? Ma chi sei? Demo Morselli? Demo Martelli. Ah, Demo. 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 Senti, ma quante volte hanno sbagliato il tuo nome? Allora, una volta Lucia, che camminava un po' dietro di me, Lucia è tua moglie. Lucia è tua moglie, ricordiamolo. Sì. Beh, intanto buonasera a tutti. Buonasera. I telespettatori, che ho visto che sono tantissimi, Marcello. Sì, grazie a Dio, sì. Allora, un signore ha detto: guarda, c'è sta Lempo Maselli, quello del Fabrizio Costanzo Show. Aspetta, facciamo una disamina di questa cosa. Cosa ha detto Lembo? Lempo Maselli del Fabrizio Costanzo Show. Ce l'avesse azzeccata una. Ce l'avesse cercata. Beh, ma una non volta ne ha beccata una. Una volta io facevo i fatti quando facevo i fatti vostri, stavo camminando per strada e una persona mi ha guardato, io sono Marcello, eravamo insieme Antonio e Marcello, e una signora ha detto: ma quello non è Antonio e cazzi vari? No! Cioè, ha fatto, capito? I fatti vostri, cazzi vari, Antonio non ce n'ha presa una. Marcello, dato siamo felici, devi raccontare quello dell'aeroporto. Del? Quello che è all'aeroporto. Che non mi ricordo, che è successo all'aereo, non mi ricordo, raccontala tu. Che ti hanno scambiato per Red Guardian. Ah sì, no, in treno mi ha parlato per mezz'ora, diceva no perché a me dispiace che voi vi siete separati, io pensavo parlasse di me e d'Antonio, ho detto no, vabbè, sono cose che no, perché sa, insomma, ma mezz'ora, poi alla fine mi ha detto: ma secondo lei, io sempre sicuro che parlasse, Ipu, voi vi riunirete? Ma e ti ha chiesto l'autografo? Ha chiesto l'autografo e io ho scritto Red, con affetto. A bugiardo! Senti, bello mio, che cosa stai facendo? Guarda, sto vivendo con molta disinvoltura questa fase 2, che mi sembrava di quasi terrorizzante affrontarla. In realtà ho preso coraggio e ho visto che si possono fare cose che, come diceva il grande Tullio, che prima sembravano normali, anche le cose più normali che abbiamo acquistato in questa fase 2 sono diventate straordinariamente belle fare, come per esempio andare all'IKEA, non so, alle Romanland, cose che prima facevi per inerzia e facevi solamente così perché non sapevi che cosa fare, invece hai il desiderio adesso di fare cose normali, banali, che ti sembrano veramente eccezionali. Senti, Tullio, mi racconti con quali artisti hai lavorato? Me ne dici un po'? Mi ha chiamato Tullio, vorrei contraddirti. Tullio Morselli. Tullio Morselli. Demo. Guarda, io ho sentito prima parlare con il cuore da grande artista Tullio, ma anche ha parlato molto bene e ammiro molto Mikol, che ha una grande energia con la sua arpa. Sono anni che io la seguo, sono anni che l'ho vista nascere insieme al suo compagno, che è stato mio compagno di classe, Rocco Degola, che è stato anche membro della nostra big band, tu lo sai. Come no, certo. E vedere questi giovani e questi meno giovani che parlano del loro mestiere con questo desiderio, con questo affetto e con il cuore in mano, a me pare commovente, perché è la stessa cosa che succede a me quando
quando con te, quando facciamo i viaggi notturni che ascoltiamo nella musica, notte che ci raccontiamo, e invece di sparare le solite cazzate, parliamo, sembriamo quasi, quasi seri, cioè diventiamo seri d'un tratto, perché la notte, il buio, l'oscurità, la concentrazione della guida, l'adrenalina che scende dopo il concerto ci fa ragionare, ci fa trovare dentro di noi quanto sia, ci fa capire quanto sia bella la musica, quanto sia bella l'arte e quanto sia essenziale, quasi quanto l'aria che respiriamo, poter raffrontarsi con un dono divino che può essere la poesia, la pittura, la musica. E volevo anche fare un complimento a quelle due ragazze che ballano, ballerine, di vero, veramente bravo, molto, sono campionesse del mondo. Al contrario di te che hai fatto... Io ho studiato, ma guarda che anche tu sai ballare il tip-tap, io mi ricordo. No, se avessi saputo che c'era una scuola a Roma che insegnava anche durante il lockdown, ci sarei andato, perché almeno impegnavo il tempo e questa sera potevo fare almeno due passi. Senti, tu sei un grandissimo musicista, È un grandissimo. Devo rispondere alla domanda che sì, fai. Sì, prego, prego. No, pensavo te la fossi dimenticata. No, perché in realtà l'Alzheimer colpisce anche i 59enni. La forza con la quale parlava Tullio di Pino Daniele, col quale io ho collaborato con un album di Sotto Sole, dove c'era la celebre Ma quando, che ha fatto commuovere tutto il mondo, mi riporta a una collaborazione che è stata per me altrettanto costruttiva e altrettanto entusiasmante con il grande Lucio Dalla, del come quale no, noi come no, siamo grandissimi fan, sì. Lo riteniamo uno dei poeti eccessi del mondo musicale, perché con pochissimi accordi e con poche soluzioni armoniche ha scritto dei capolavori che è difficile eguagliare. Ti volevo raccontare un aneddoto brevemente. Allora, un giorno mi chiama Lucio al telefono, Nicodemo mi dice, Nicodemo, perché lui pensava che il mio Nicodemo fosse un nomignolo. No, ma guarda che non mi chiamo Nicodemo, mi chiamo Demo. Ma dai, non fare, ha detto una parolaccia, non fare, lo sappiamo tutti che è il nome d'arte, no? Quando ci vediamo ti faccio la carta d'identità. Allora, senti, mi hanno chiamato per una festa molto importante alla Madonna dell'Assunta, vicino Mondragone, dove ci sarà una folla di 40.000 persone, mi ha detto, che volevano che io suonassi e cantassi insieme a una big band. E ho pensato di fare un concerto insieme a te. Io capirai, ero entusiasta di questo invito, non mi sembrava vero. Allora adesso ti dico quali sono, prendi carta e penna, ti dico quali sui pezzi che voglio fare. Allora, Anne Marco, Piazza Grande, Futura, tutti i pezzi più belli, Madonna, l'anno che verrà, che meraviglia, Caruso, Siamo Dei, tutti questi insomma, i suoi successi, la sera dei miracoli, insomma una ventina di pezzi. Allora quando ci vediamo per le prove? Ma io non faccio più prove da, non so, da 40 anni. Allora ci vediamo, ma almeno il sound check, facciamo una prova, niente. Allora ci vediamo sabato prossimo alle 10 sul palco a Mondragone. Oh, così è stato, Marcello. Lui non si è visto neanche un secondo prima, però prima di salire mi ha bisbigliato nell'orecchio. Ho sentito le prove, era tutto perfetto. Andiamo. E com'è andato? È stato un successo. È stato un successo, un tripudio. La gente se lo ricorda ancora. Poi alla fine del concerto lui ha preso il clarinetto, si è messo a svisare i brani di Glenn Miller insieme all'orchestra. Abbiamo fatto un successo. È un personaggio che a me ha toccato il profondo dell'anima. E penso che penso che tu l'abbia conosciuto. Sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo anch'io, sì. Ha fatto lo stesso a te. Sì, un uomo molto semplice, ma un piccolo grande uomo.
ti scrivono cose bellissime, eh? Ti dicono maestro, maestro Morselli number one, scrive Chicca Dolly, Vie Musicali, scrive Carlo, scrive Demo, Love. Ah, c'è anche mia suocera ha scritto. Tua suocera, non l'ho vista. Scrive tua suocera, non lo so, non l'ho... Ha scritto. Perché ci sta guardando, Marcello? Ah, sì. Salutiamola tanto. Salutiamo tanto tua suocera, che io amo, adoro, adoro. Ciao Anna. Ciao Anna. Senti, allora... Demo, io ti ringrazio tanto, spero che ci vedremo presto sul palco, che è il nostro, diciamo, habitat più naturale. Il prossimo step, voglio abbracciarti però. Pure io, tantissimo. Quando si potrà, ancora prima di salire sul palco, ti voglio abbracciare perché ti voglio bene. Io e Lucia ti vogliamo tantissimo bene. Tanto. Te, Antonella, tutta la tua grandissima famiglia, una famiglia esemplare che... ha insegnato e insegna ancora agli allievi, ma non solo agli allievi, le persone che, delle quali siete circondati, di come si vive con serenità anche in un momento così buio della nostra esistenza. Ti voglio bene, grazie tante Demo, ciao. Un bacio, grazie a tutti i telespettatori, ci vediamo prossimamente. Ciao Demo, grazie tante. Grande artista, grande uomo, io veramente lo adoro, mo gli mando aspetta, ecco. Caro Alberto, ti sento silente, ti sento un po' silente, sei un po', non lo so, un po' silente. È complicata, eh? Complicata. Era se... ti sembrava facile. Poi te muovi. Adesso, prima ti avevamo messo sulla sedia, non so, guarda, io non ti seguo. Vedi, poi c'è il grande Nello che ti dice, ti dà anche le direttive, quindi... Assolutamente, ma poi alle spalle c'è anche Massimo 5, stiamo collegando gli ospiti per dopo. Che meraviglia, ricordiamo che dopo... Perché ha detto dopo, non si dice dopo. Dopo, a casa come si dice Massimo. Dopo. Si dice dopo. Dopo ci sarà Massimo 5 con il suo cocktail, si parlerà di teatro, di musica, è un momento veramente imperdibile. Io taglierò quella parte che hai scritto sulla scaletta, che tu vedi sulla scaletta, e vado direttamente a chiamare i prossimi ospiti. Prossimi ospiti che vi annuncio sono... per il sud, bello, sembra una partita di calcio, per il sud un grandissimo musicista, musica popolare, Mimmo Cavallaro. Per il nord abbiamo invece Charlie Cinelli, vediamo chi risponde. Voglio fare Charlie? Ci sono, eccomi. Ci sei? Qua. Benvenuto. Ciao. Alla mia destra, a Charlie Cinelli. Ciao. Ciao a tutti. Cinelli. Ciao Marcello. Alla mia sinistra, a Messer Mimmo Cavallaro. Ciao compa. Vi conoscete? Voi volete fare la presentazione? C'ho un ritorno pazzesco, eh? Vi presentate? Sì, come no? Io sono Mimmo Cavallaro, da Caulonia, Reggio Calabria. E tu invece? Reggio Calabria. Scusami Mimmo, ma che stai seguendo su YouTube per caso? No, perché c'è un ritorno. Se c'è qualcuno che segue su YouTube, meglio di no, perché sennò ritorna il suono. No, perché sennò. Vuoi vedere che sono io? Sì, mi sa che sei tu, Charlie. Stavo seguendo prima perché era molto bella la cosa con Tullio, con Demo. Ecco. Ti è piaciuto? Sì, bravo. Voi fate in due punti diversi d'Italia. Charlie è di Brescia, tu sei di Caulonia, anzi no, non sei proprio nato a Caulonia tu. Ehi Mimmo? Io? Sì, di Caulonia, di Gozza di Caulonia. Ah, di Gozza, io di Santa Nicola Caulonia. Fate praticamente, rispettate la nostra tradizione, tu la tradizione bresciana e tu la tradizione calabrese. Da quanti anni tu fai dischi, Mimmo?
Ma guarda, il mio primo disco l'ho fatto nel 2009. Nel 2009. E tu, Charlie? Beh, più o meno anch'io in quel periodo lì. Ma diciamo qualche anno prima, ma i miei dischi da solista, sì, dai primi 2000. Dal 2009. Ma tu sei andato mai a suonare, a fare concerti in Calabria, Charlie? Sì, però non a nome mio, come musicista per altre formazioni. E tu, Mimmo, sei mai stato a Brescia? No, no. Non sei mai stato a Brescia? No. Charlie, lo devi invitare a Brescia? Certo, bisogna che ci troviamo. Per forza. E tu lo inviti a Caulonia. Caulonia, chiaramente. Allora, sentite, io se vi fa piacere, mi piaceva fare un giochino, no? Il giochino è questo, ovvero, tu rappresenti ovviamente la musica del nord, fino a qui non ci piove. Lo sai, Mimmo, lo sai che Charlie fa delle dirette su Facebook con centinaia e centinaia di appassionati che lo seguono? Sì, sì, è bello. Bello, sì. Il mercoledì la fai ancora? Ma dipende, se posso il mercoledì, se no anche lunedì, martedì, quei giorni lì un po' fermi, diciamo. E fa tutta la sua tradizione, fa le sue canzoni, perché lui è un cantautore. Però mi piacerebbe fare questo giochetto, ovvero uno scontro musicale tra nord, sud e io a questo punto faccio finta di essere del centro, vabbè. Centrista, faccio finta, centro-sud, diciamo io, ok? Ok. Quindi ci scontriamo musicalmente, tu con le tue canzoni del nord, tu con quelle del sud e io, diciamo, tra virgolette, con le mie canzoni del centro-sud, va bene? Ok. Ci scontriamo? Okay. Andiamo? Chi parla? Andiamo. Parti tu, Charlie? Parto io. Vai, allora, vai. Potrei partire con una canzone popolare che parla di quel personaggio che si occupa degli animali in montagna, il malghese. Ok. E è popolare, si chiama il malghesetto. Attenzione. Malghesetto. Vado, Vai. Uliga vestitina, malghesetto, uliga vestitina, malghesetto. E porterà al potere il casoletto, e porterà al potere il casoletto. E fria fra e la calafra, ti sta fermo con le ma. E fria fra e la calafra, ti sta fermo con le ma. La memurusolena volarino, la memurusolena volarino. E la sgulassa come la farina, e la sgulassa come la farina. Via fra e la calafra ne sta fermo con le ma, via fra e la calafra ne sta fermo con le ma. La memurusola che l'han dorato, la memurusola che l'han dorato. La scagnolina dove sta sentato, la scagnolina dove sta sentato. Via fra e la calafra ne sta fermo con le ma, via fra e la calafra ne sta fermo con le ma. L'amor del malghesino è stande vacche e che del carbonino è stande sacche. Uliga vestitina malghesetto e porterà al potere il casoletto. E porterà al potere la cagiata e lì del malghesino è innamorato. E via fra la calafra che sta fermo con le ma. Via fra la calafra che sta fermo con le ma. Bravo! Bravo, Charlie! E tu come rispondi? Ai Mimmo! Omani curti, cullucori grandi. Sapono la terra e fanno ricca. Lucido bulli, stile, liticioni. Dove la lupa chiaro a Lussacuri. Senti lo scuscio dalla notte scura, vivo che non può ma senza paura, perché lo vento e canta lungo le ore.
Monte scuro Riccardo Marumeo. Senti il lungo ricchi fuori volare, falliti in puni e lì attacca l'ulu all'unicia, scende a luna sciù all'ubagliare. Senti il lungo ricchi fuori volare, con l'accedo ti vali per mari. E la moglie ripaia al mulino, ma ce l'hanno una mezza pantaligiana, taglia la linea con lo struccaturi, taglia la caccia all'arma di taglioli. La casa di lumore alla sciuma, scuscio di acqua e scuscio di nuca, usato sulle vene temporali, prima la lunga armonia all'usilino. Senti l'ucori che fuori volare, dalli timpuni e lì schiumare, attacca l'uru all'uniciano, scende all'uva sciù all'ubagliano. Senti l'ucori i voli volare, come la cedra ti fai per mari. Peccato non si sente benissimo. O mani curti con l'ucore gonfina, fanno la terra e fanno l'unica tu, s'adducino con gli stile lì di zombi, domina l'ubagliaro all'usacuri. Parlava di un antico lavoro del carbonaro. Io invece vado in Toscana, un famoso cantautore che usava il vernacolo, si chiama Riccardo Marasco, faceva delle canzoni un po' osè. Questa si intitola Teresì. Ci andò il ricevimento, fra dei coltè brillanti, la si scaccolò coi guanti, la mi fece scompare. Teresin, ti ci morto più, ti ci morto più, ti ci morto più. Teresin, ti ci morto più, quanto è vero che c'è Gesù. E San Diede alla prima di maggio musicale, la fece per le scale, la mi fece scompare. E Teresin, ti ci morto più, ti ci morto più, ti ci morto più. Teresin, ti ci morto più, quanto è vero che c'è Gesù. La venne al ristorante con l'unghie nere in vetta, ma le pulì con la forchetta, la mi fece scompare. Oh Teresin, ti ci morto più, ti ci morto più, ti ci morto più. Teresin, ti ci morto più, quanto è vero che c'è Gesù. E la portai a teatro a vedere Stenterello, la mi stuzzicò il pisello, la mi fece scompare. E Teresin, ti ci morto più, ti ci morto più, ti ci morto più. Teresin, ti ci morto più, quanto è vero che c'è Gesù. E Teresin, ti ci morto più, ti ci morto più, ti ci morto più. Teresin, ti ci morto più, quanto è vero che c'è Gesù. Yeah! Immancabile finale. Bellissimo. Senti, facciamo l'ultimo giro? Vi va? Ok, ok. Vai Charlie. Io avrei da proporre una canzone milanese, che non è provenciana, quindi è vicino, che si intitola Mariettina. Mariettina? La storia di questa contadinella che se ne va in campagna. A che fare? Va a lavorare in campagna. Va a lavorare, va a lavorare. Non è come e lui, Teresina. Il cantante, il protagonista, la appella in codesto mondo. Ok. Dove te metto le mariettina, ci vuole un'ora in mezzo al prato. Dove te metto le mariettina, ci vuole un'ora in mezzo al prato. Io me ne vado in campagnola, io me ne vado in campagnola, io me campagnola a lavorare.
mattina e mezzo a Prat, e scusa l'inglese bagnato, stamattina e mezzo a Prat. Bellissima Charlie, grande Charlie. Chiule, capito? Mimmo, ti allontanati leggermente con la battente, leggermente. Che, okay. Che cosa vogliamo fare di Calabrese, del sud? Guarda, Cioparella, stavo pensando di fare Cioparella. Bella Cioparella. Cioparella che vuol dire in italiano? È una ragazza, una bella ragazza, bella signorina. Allora dedichiamo a tutte le nostre fan che ci scrivono qui in chat. Vai Mimmo. Ciangi la mamma, capra di tua figlia, Cioparella bella. Ciangi la mamma, capra di una figlia, oh, 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 bella Cioparella di mamma da, Cioparella di mamma da. Bella bella, mia cara cavanti, Cioparella bella. La mia che era cavante di noi, bella Cioparella di mamma, Cioparella di mamma. Porta lì vicine della tua Cioparella bella. Vicine della ruga, appunto di bella Cioparella di mamma, Cioparella di mamma. Una mirissa calma mi saia, Cioparella bella. Una mirissa calma mi saia, oh, bella Cioparella di mamma, Cioparella di mamma. Un'altra mirissa calma mi saia, Cioparella bella. Cioparella di mamma da, Cioparella di mamma da. E torna santa di villa, Cioparella bella. E quando torna saluta di villa, oi bella Cioparella di mamma da, Cioparella di mamma da. De rosa, russa e bianchi, Cioparella bella. A chi la rosa, di schiocchi e russa e bianchi, oi bella Cioparella di mammata, Cioparella di mammata. Ciangi la mamma, caper di una figlia, Cioparella bella. La bella mia gracca, Cioparella bella, mia gracca avanti, oi bella Cioparella di mammata, Cioparella di mammata. Domanda lì vicine della ruga, Cioparella bella. Lì vicine della ruga, poi Cioparella di mamma da, Cioparella di mamma da, Cioparella di mamma da. Bellissimo, bravo Mimmo. A un certo punto ci siamo un po' interscambiati, Charlie suonava la chitarra, io ho cercato di suonare un po' il pianoforte. Io chiudo con questa, Do maggiore, Tanto per cantare, perché ne sento un friccicone al cuore. Tanto per sognare,
perché nel petto me ne naschi in fiore, fiore del lilla che m'ha rivolti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e m'ha rincoglioniva de bugie, e sospirava le canzoni mie e m'ha rincoglioniva de bugie. Sempre lo stesso, certo. Grazie Mimmo, come al solito. In tutto questo vince la musica, vi fanno tantissimi complimenti. Mimmo si sente, ah va bene, non si sentiva benissimo, però siamo comunque riusciti a portarla a casa. Ti fanno tanti complimenti Charlie, insomma sono addirittura Ilario Camerieri dice avete fatto centro un'altra volta, grazie. Grazie Mimmo. Ciao, buona continuazione Marcello. Grazie Charlie. Grazie, come ciao va? Charlie. Speriamo di fare un concerto insieme quando si potrà. Infatti. Grazie, arrivederci, grazie, buona musica a tutti. Ciao. Buona musica. Peccato che non si sentiva benissimo, purtroppo non si sentiva benissimo. La parte di Mimmo, mannaggia, mi dispiace tantissimo, però comunque l'abbiamo portata a casa. Mimmo è un grande artista e non deve dimostrare niente a nessuno, grazie a Charlie. Parlavamo anche di musica napoletana, perché io non l'ho potuta fare una canzone napoletana. La musica napoletana nasceva il libretto, cioè Salvatore Di Giacomo scriveva il libretto, il testo di Era De Maggio, per esempio, no? Ma non è un dialetto, è una lingua, la lingua napoletana. Ecco, trattasi di lingua napoletana e le lingue napoletane vanno tradotte, giusto come si traduce in francese. Io vorrei, attraverso la sapienza del dottor professor Massimo Cinque, che lui traducesse una canzone napoletana in italiano. Mi permette, maestro? Alla postura proprio del grande. Buonasera maestro, grazie. Le volevo chiedere se era possibile tradurre la canzone Mala Femmina. Certamente. Che in italiano Mala Femmina penso voglia dire donna di facili costumi. Va bene, cominciamo benissimo. Se avessi fatto a nato, se avessi fatto ad un altro quello che hai fatto a me, ciò che tu hai fatto a me, stomma t'avesse acciso, quest'uomo ti avrebbe ucciso. E vuoi sapere perché? Vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra, perché sopra questa terra femmine come a te, donne come te, non c'hanno sta per un uomo, non ci debbono stare per un uomo onesto come a me, onesto come me. Femmina, donna, tu sei una mala femmina, tu sei una donna poco di buono. Chi sto che hai fatto piangere? Questi occhi hai fatto piangere. Lacrime infamità, lacrime di infamità. Femmina, donna, se tu peggio è una vipera, tu sei peggio di un serpente. Scusa, una vipera. La vipera è un serpente. A sonagli? No, è la vipera ha una lingua biforcuta che ti prende con i suoi dentini, ti azzanna e ti avvelena. Chi sto che ha fatto chiagnere? Questi occhi e fatti piangere. Lacrime infamità. Lacrime di infamità. Femmina, donna, sei dolce come lo zucchero, sei dolce come lo zucchero, però sta faccia d'angelo, però questa faccia d'angelo ti serve per ingannare, ti serve per ingannare. Femmina, donna, tu sei la più bella femmina, tu sei la più bella donna. Io ti voglio bene e t'odio. Io ti voglio bene, ma ti odio. Non te posso, non ti posso
Dimente. Scurda. Dimenticare. Grazie professore, grazie, grazie tante. È stato veramente grazie. Per me un grande onore. Grazie. Io... L'onore è tutto mio. Professore. Vado. Professore, scusi, prima che va, tanto ci vediamo sì, tra un po' con il, dica, suo, certo, con il suo momento. Volevo sì, chiederle se per la prossima... È un grande momento quello. Se per la prossima settimana potevamo preparare sì, una canzone tipo Zappatore, come si potrebbe tradurre? Che meraviglia, il grande Mario Merola, lo traduciamo finalmente nella lingua che gli appartiene, l'italiano! Grazie! Prego! Arrivederci! 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 Arrivederci a lei. Siamo arrivati in chiusura. Voglio salutare tutti gli amici della chat, siete ancora tanti e questo veramente mi fa piacere, mi fa onore a tutti noi che abbiamo lavorato tanto per darvi un po' di gioia. Abbiamo fatto una trasmissione un po' diversa, no? Abbiamo cambiato alcune cose, è diventata tutta molto virtuale. Io credo di aver mandato al manicomio Alberto Trabucco, povero, il grande Nelle Pepe, che era venuto per divertirsi, spero si sia divertito comunque. Sì. Come, scusi? Sì. Allora, siamo in chiusura, l'ultima canzone che vi voglio cantare, presentata e suonata dal grande Francesco Carlesi, si intitola In cerca di te, ma... sarebbe il titolo esatto, Solo me ne vo per la città, è quello che abbiamo fatto noi per tutti questi mesi, e abbiamo vissuto in grande solitudine, finalmente, probabilmente, una piccola parte di libertà sta ritornando nelle nostre anime. Prego Francesco Carlesi. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare, è scritto non è un nome solo in fondo al cuore, ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Francesco Carlesi. Sento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare, è scritto non è un nome solo in fondo al cuore, ti ho conosciuto ed ora so cos'è l'amore, il vero amore, il grande amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho, cercando te, sognando te, che più non ho.
cercando te, sognando te, che più non ho. Grazie, grazie, grazie tantissime, grazie tantissime ad Alberto Maria Trabucco, grazie a Nello Pepe, grazie a Massimo Cinque, grazie a tutti gli ospiti che mi hanno fatto compagnia e vi hanno fatto compagnia. Saluto tutti gli amici della chat, rimanete incollati perché adesso è un momento bellissimo con Massimo Cinque. Chiudiamo come? Chiudiamo con la musica che accompagna le aperture dei negozi, quindi le aperture della società, le aperture della vita di tutti i giorni. Vi lasciamo con questo video molto toccante. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì prossimo alle ore 21. E vai! Da Vittorio Gasma, Riccardo Muti, Totò, passate a Massimo Cinque. Buonasera, buonasera, bentornati a questa speciale Teatro in Poltrona by Night. Io devo ringraziare sempre l'amico Marcello Cirillo che mi sta ospitando nella sua casa. È sempre una bellissima impressione stare qui dentro, è sempre una gioia. Iniziamo subito. E dunque, come vedete, io mi sono attrezzato, ho diverse cose. Qui c'ho il sommo poeta Dante Alighieri, qui c'ho un grande della musica, Ludwig van Beethoven, poi parliamo di cinema, parliamo di letteratura, parliamo di tutto il secolo trascorso, questo è il cinema americano, abbiamo tutto e ogni tanto poi, volendo, ci divertiremo anche a giocare un pochino con il jackpot. Vediamo un po' che è uscito. Niente, sono uscite due arance e una prugna, niente da fare. Beh, ci riproveremo tra un pochino. Allora, di che cosa tratta questo progetto, questo programma? Teatro in poltrona di sera, più o meno è quello che già avete imparato a conoscere. Ci sono delle chiacchiere amene sul teatro, sul cinema, sulla letteratura, sulla musica soprattutto. Molta, molta musica, però noi parleremo di musica nobile, di musica importante, ma iniziamo con un accenno
ad un grande, ad un grandissimo cinema, ad uno dei più grandi autori del cinema italiano, Sergio Leone. Sergio Leone era un intellettuale, era un personaggio molto importante della Roma dei primi anni 60. E lui non amava il western, aveva visto, conosceva tutti i film del western americano, John Ford, conosceva però benissimo il cinema giapponese, Kurosawa, e quello che lui ha voluto fare era, lo dice lui stesso, era distruggere il western americano, ricostruirlo. E lui si rifaceva a Goldoni, pensate, alle maschere di Goldoni, per raccontare un western diverso, un western all'italiana. Il primo film fu un capolavoro, un grandissimo capolavoro. Lui aveva intenzione, invece di Clint Eastwood, la sua prima idea era Henry Fonda, ma Henry Fonda non volle partecipare a quel film e quindi scelse questo giovane attore, questo Clint Eastwood, che era il protagonista di una serie western che andava molto molto di moda in America e che venne poi anche in Italia, e scelse come suo antagonista Gian Maria Volonté. I produttori dissero: ma che sei pazzo? Ma come, Gian Maria Volonté? Ma quello sa fare soltanto il teatro. No, voglio Gian Maria Volonté, non se ne parla, non voglio altri, voglio Gian Maria Volonté e Clint Eastwood. Clint Eastwood va bene, è un attore americano, un attore che comunque ha una sua riconoscibilità, ma Gian Maria Volonté al cinema non lo conosce nessuno, lo conoscono soltanto a teatro. No, voglio Gian Maria Volonté. Insomma, alla fine convinse i produttori presero Gian Maria Volonté. Il film iniziò in grande sordina. Pensate che esordì in un cinemino di periferia di Firenze di giovedì e c'era pochissima gente. Però il passaparola fece in maniera che il venerdì aumentò, il sabato un pochino di più, la domenica ancora di più. Pensate, il lunedì, che è un giorno in cui non si va tradizionalmente né al cinema né a teatro, il cinema di Firenze era pieno. Da quel momento in poi il film andò a gonfie vele e fu un grandissimo successo. Soltanto alcuni intellettuali con la puzza sotto il naso fecero in maniera di denigrarlo, perché anche la critica, ma soprattutto gli spettatori, lo osannarono, tant'è che è un film che è rimasto nella storia del cinema italiano, e non soltanto italiano, ma del cinema mondiale. Adesso ne vedremo un assaggino, un pezzettino che è la quintessenza di questo film, è il finale. Voi probabilmente già avete capito di che cosa si tratta, ma andiamolo a vedere. Dai. E così finisce Ramon, interpretato da Gian Maria Volonté. Avete notato quante poche parole ci sono? Perché non c'è bisogno. Sergio Leone racconta con la lentezza questa dinamicità che sembra essere statica, ma è molto dinamico, ha un ritmo incredibile questo film, con i rumori, si sente il vento, si sente questa musica, i tamburi, to-to-to-tom, po-po-po-pom, po-po-po-pom, che diventa quasi una musica sinfonica, all'inizio di una di Beethoven, e la frase... La frase che è rimasta negli annali della storia del cinema, e non soltanto del cinema: quando un uomo con il fucile incontra un uomo con la pistola, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Ma lui dimostra esattamente il contrario. E a proposito di questo, quando un uomo che non beve incontra un uomo che sa preparare un cocktail come Fabio Ferrari, quell'uomo, cioè io, inizierà a bere. Fabio, che dici? Qual è il cocktail di questa sera? Allora io sono pronto alla fase 2. La maschera. Sono preparato con la mia maschera antigas. Niente, avevo preso un attimo sonno durante questa sequenza di Sergio Leone. Perché tu non ami molto Sergio Leone, vero? No, io diciamo che fin da piccolo tendevo un po' ad addormentarmi, però lo considero comunque un grandissimo regista. Però non è, ecco, non è, come si dice, il mio cup of tea, ecco.
Io tipo per John Ford. Ah, il tuo è John Ford, quindi la dinamicità. Sì. Con un colpo di pistola guarda, uccidono 16 indiani. Per un film che si chiama L'uomo che uccise Liberty Valance, certo. È un film con Lee Marvin, John Wayne, straordinario, che io adoro. Beh. E che per me, forse insieme ai Magnifici 7, è il film western che preferisco. Il primo Magnifici 7, non il secondo. No, ne esiste solo uno. Ecco, appunto. Yul Brynner, Steve McQueen. Esatto. Ciao. Solo uno ne esiste. È come lo squalo, ne esiste uno solo. Esatto. Gli altri non sono esatto. niente. Esatto. Solo Il Padrino ne esistono due. Il 3 però anche lì non esiste. Certo. Su questo ci troviamo pienamente d'accordo, Sia sul Padrino che sullo squalo. Stavo dicendo, non a caso, mi pare che nella tua slot machine sono uscite due arance. Sì, eccole. Ecco, non è un caso, vedi? Perché il cocktail che ti faccio stasera, sì? Che è un cocktail antichissimo, si parla del fine 800, che si chiama Old Fashion. Cioè Old Fashion, stile. Vabbè, mi sento molto in clima, Assolutamente. Ed è un cocktail assolutamente dopo cena, si può vedere anche come aperitivo, però è un cocktail che va meglio per il dopo cena. E secondo me i cocktail dopo cena hanno, come dire, una valenza maggiore di goduria, perché vuol dire che tu hai già goduto a cena, ma vuoi godere ancora, non ti è bastata la cena, giusto? Certo, e quindi? Esatto, ed è un cocktail molto semplice. Ma è adatto anche per un palato assolutamente profano, ignorante come il mio ai cocktail? Guarda, è un cocktail praticamente mono ingrediente. Per cui è solo l'arancio c'è. Che c'è solo l'arancio? No, di arancio c'è solo la buccia. Ah! Si prepara così. Guarda, si prende una scorza di arancio, badando bene a raschiare solo la scorza senza il bianco. Io ho lo sbuccia arancio e lo sbuccia limoni che serve per il dolce, capito? Che viene via soltanto la buccetta e tutto il bianco rimane dentro. Perché quindi il bianco è amaro e a noi non piace l'amaro. Esatto. Poi su questa scorza si mettono un quarto d'oncia di sciroppo di zucchero. Lo sciroppo di zucchero, che lo vedo, scusami Fabio, io vedo quello sciroppo di zucchero marrone. Come mai diventa marrone? Questo è uno sciroppo di zucchero di canna fatto in casa da me. Ah, ecco. Che ci va? Zucchero e acqua? Acqua e zucchero, in dosi uguali. Semplicissimo. Facilissimo. Per fare una bottiglia di quel genere, quanto zucchero hai messo? Circa 300 grammi. 200 grammi di zucchero e un litro 300. D'acqua? 300. 300 grammi e quanto d'acqua? Uguale. 300 e 300. Perfetto. Vabbè. Poi si mette lo zucchero sulla buccia d'arancio insieme all'angostura, che è una cosa che è un amaro molto amaro. Poi delicatamente si pesta in modo da far uscire gli oli essenziali dalla buccia di arancio, ma non si pesta boom boom boom, no, si danno 4-5 leggere pestate che bastano a far uscire. Dopodiché senti che bel rumore, che bel suono, rifai un po' quel suono, che bello, fantastico. Dopodiché si prende un pezzo di ghiaccio cristallino che voglio farvi vedere. E come si ottiene il ghiaccio cristallino? Ma quella è una palla di ghiaccio. È una palla di ghiaccio, esatto. Sopra questa palla di ghiaccio noi mettiamo 2,5 once di whisky di segale. Whisky di segale? Sì, io conosco la whisky. Farina di segale. Il pane. 2,5 once. Un'oncia quant'è? Un'oncia sono circa 30 millilitri. Ah, ok. Poco. E poi un goccio di acqua. Un goccio proprio QB, quanto basta? Qualche goccia. Si mescola. E non si agita? No, assolutamente no. Mai agitare, mai. Mai agitare. No, ma agitare. Una volta me lo farai un cocktail dove si agita, una volta me lo farai? La prossima volta facciamo un cocktail shakerato. Bene, che si fa? Si mescola
La peculiarità di questo ghiaccio cristallino è questa, Massimo, che questo ghiaccio non si scioglie, cioè ci mette un'ora a sciogliersi e rende semplicemente il tuo drink ghiacciato. Scusami, ma questo ghiaccio che non si scioglie, questa palla di ghiaccio cristallino, come si ottiene, come lo fai? Guarda, io ho una scatola praticamente, perché il bianco che tu vedi nel ghiaccio normalmente è aria. Certo. È aria che non ha fatto in tempo a uscire dall'acqua prima che venisse ghiacciata. Allora il ghiaccio cristallino si fa semplicemente mettendoci più tempo a fare il ghiaccio. Quindi si prende una scatola apposta, per cui ci vogliono 48 ore per fare questo ghiaccio. Ma questo ghiaccio tu tra un'ora lo trovi ancora lì e la tua bibita è ghiacciata. È ghiacciata. E non avviene quel fenomeno bruttissimo che tu avrai notato nei bar dove non hanno il ghiaccio fatto per bene, che si forma uno strato d'acqua certo. In cima al cocktail e sotto c'è il drink. Certo. No bene. No, questo no, beh, mai fare questa cosa, mai fare questa bene. Cosa. E tu adesso che fai? Te lo bevi? No. No, io non me lo bevo perché siamo ancora tra noi. Senti, ho già goduto io allora, a cena. A proposito di cocktail, come stavamo dicendo, il nostro programma è un cocktail di elementi. Adesso da questo cocktail lì, prima parlavamo di cinema, poi siamo passati al cocktail liquido e ora passiamo invece ad un cocktail di musica, ad una miscela di musica che tu sai raccontarci in maniera straordinaria, come già sappiamo, come già conosciamo. E che cosa ci racconterai di musica questa sera? Perché la sera ha bisogno anche di tempi più tranquilli, più lenti, come i film di Sergio Leone. E ci accompagniamo, andiamo ad addormentarci lentamente, però con grande soavità, con grande delicatezza. E qual è la delicatezza musicale che ci regali questa sera? Guarda, in realtà non è affatto delicata, ecco, anzi è piuttosto sanguigna. Appunto. Come abbiamo pensato, Massimo, cerco dei brani che possano essere utili a chi si avvicina alla musica certo. classica. Quindi dei brani che siano in qualche modo, tra virgolette, semplici. Allora, stasera ho scelto l'Ouverture del Franco Cacciatore di Carl Maria von Weber, un romantico tedesco. Allora, cos'è la peculiarità che volevo mettere in luce stasera? È la differenza che c'è tra la musica classica e romantica e la musica barocca, cioè quella che viene prima. Cosa succede di diverso? In un pezzo di Bach o di Handel o di Telemann, diciamo, non c'è un contrasto interno nel pezzo musicale. Cioè, un preludio del clavicembalo ben temperato, se ha un aspetto mistico, religioso, oppure tempestoso, oppure tranquillo e pastorale, così è per tutta la durata del pezzo. Nella musica propriamente classica, cioè quella che noi intendiamo, la musica classica in realtà è la musica del classicismo viennese, cioè Beethoven, Haydn e Mozart, da lì nasce. Cosa succede con questi tre grandi maestri? Che la musica ha al suo interno un contrasto, cioè nello stesso pezzo c'è un tema dolce e un tema drammatico, c'è il demonio e c'è l'angelo. Allora, nell'Ouverture del Franco Cacciatore, che parla appunto di presenze demoniache e di invece elevazioni angeliche, pastorali, certo. idilliache, Weber racchiude immediatamente, già nell'Ouverture, i due temi. E allora adesso ascolteremo, nella direzione di Carlo Schreiber, l'inizio di questa Ouverture, dove è veramente evidente questo contrasto, perché c'è un primo tema eseguito dagli archi, dove si sente che sta per arrivare qualcosa di terribile, è l'inferno, è il demonio, è la calamità. Gli archi fanno questo tema, poi in due secondi si passa invece al tema dell'innocenza, della lirica, della quello degli angeli.
che è enunciato dai corni. E diciamo la lotta tra il bene e il male, che poi avviene nell'opera, avviene già nell'ouverture. E poi ascolteremo un pezzo delle prove dove Carlo Schreiber spiega all'orchestra questo fatto. Bene, bene. Sentiamo il primo pezzo, il primo. Sì. Ok. No, c'è qualcosa che non va. Non è questo. E come no? No. E qual è? È questo, Fabio. Siamo no. Pronti a qualsiasi cosa. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Buongiorno. Che è successo? Fabio, perché non è questo? È io... perché io ho mandato un altro pezzo. Io ho questo, Il link, scusate, sono cose che possono capitare. Il link, io ho trasmesso, inoltrato il link che mi hai inviato tu, ed era questo. Io ne ho mandati due, uno delle prove e uno del concerto. Quello delle prove è successivo, viene dopo. Esatto. Però il primo è questo, Quello che mi hai mandato tu, io l'ho visto anche al mio telefonino quando me l'hai inviato stamattina, ed era questo. Io poi l'ho inoltrato qui ad Alberto ed era questo. Adesso non so cosa sia accaduto, però c'è qualcosa che non va, perché questo non è l'inizio dell'overture. Ah, questo è un altro discorso. Stiamo possiamo aver preso il minuto sbagliato. Forse abbiamo preso il minuto sbagliato. Tu mi hai detto 1:52. Bellissima questa conversazione. È dall'inizio a 1:52. Questo è la fine. Allora ho sbagliato io. Ho capito male io. Avevo capito dal 1:52 fino alla fine. No, però come vedete, è dall'inizio al 1:52. Dall'inizio a 1:52. Ecco, siamo partiti. Finalmente siamo arrivati. Benissimo. Ecco la calamità, ecco il dramma, ecco il demonio. Senti, è ripetuto due volte. Non sento più nulla io. È molto basso, molto basso. Ecco il tema invece dell'innocenza. Il tema del cacciatore, il tema della liricità. Cioè le due forze in combattimento sono il male e il bene. Il male l'abbiamo appena sentito, e questo, è il bene. Dolcissimo. Andiamo a sfumare. Bellissimo. Possiamo sfumare. Questo, ecco, appunto, ho capito anche io. Questo pezzo è molto evidente, no? È molto evidente la contrapposizione tra un tema che lascia presagire qualcosa di terribile a un tema che invece ci parla di positività. Certo, certo, certo. Ecco, ora nelle prove che ascolteremo tra poco, Carlo Schreiber cerca di far capire agli orchestrali che non è che sono gli ultimi arrivati, perché è un'orchestra straordinaria, però cerca di far capire con delle parole che sono extra musicali che cos'è che vuole. Cioè vuole che loro si ascoltino, vuole che quando uno parla l'altro risponde. Io adesso spero di riuscire a sentire, se riesco a sentire posso sottolineare. Ma ascoltiamo la prova del Es ist so, die immer die Antwort. Da 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 da
Und Sie sagen nix. Nix. Perché lui risponde Negation. Und dann bitte tira. Nicht? Hier. Per vielleicht favore, können wir das machen, dass wir aufkriegen Grazie. Diese Gustav, machen wir vielleicht Gustav ist am besten. Gustav sarebbe la G, un'abbreviazione della partita. Was er will, wir begleiten ihn, nicht? Gustav. Wow. Wissen Sie, meine Herren, haben Sie Geduld mit mir. Haben Sie bitte Geduld. Sie, Ihre Begleitung ist leise, das gebe ich zu. Aber man hört nicht, dass Sie auf ihn hören. Und das kann ich, wenn ich sonst nichts kann, ich kann das immer hören, ob jemand auf jemand anders hört. Es hat einen ganz besonderen wartende, abwartende, tastende Klang, wenn Menschen auf einen anderen hören. Und das ist ein bisschen zu wenig. Verstehen Sie? Nicht spielen, nur hören. Gustav. Sono ancora le potenze del male che parlano. E invece arriva la possibilità. Trionfa. Bene. Che meraviglia. Che meraviglia. Fabio, ma è una meraviglia anche vedere te, perché si sente che... Sì, senti, Fabio, c'è un piccolo problemino di immagine. Forse la tua telecamera, non so che cosa sia. Ecco, alzalo un pochino, perché altrimenti ti si vede soltanto mezza testa. Ancora okay. Un pochino, ecco, perfetto. Allora, stavo dicendo che vedere te, l'entusiasmo, la passione che ci metti, stai dirigendo tu, insieme a Kleibert, dirigevi tu. Guarda Massimo, nel 1979 io ero abbonato a Santa Cecilia ai concerti, ci doveva essere la quinta sinfonia di Beethoven diretta da Carl Böhm, che era un grandissimo direttore, sì, sì. Che però era già un po' avanti negli anni. La sera del concerto entrammo nella sala che era via della conciliazione ancora, certo. E sul programma c'era scritto: purtroppo per un malore del maestro di Carl Böhm, questa sera verrà sostituito da Carlos Kleiber, un direttore che noi conoscevamo un po' di fama, ma perché dirigeva pochissimo, era uno veramente strano, e lui fece una quinta di Beethoven che io ancora adesso, se ci ripenso, mi si addrizzano i peli sul braccio. Ma alla fine di quel concerto ci furono 10 secondi di silenzio e poi un boato, un urlo, perché pensa che lui era un direttore che non voleva dirigere, lui era il figlio di un grandissimo direttore del passato e la moglie diceva che lui aveva 2 cassetti, uno con i soldi e uno con i contratti, quando quello con i soldi era vuoto allora lui dirigeva. Che meraviglia. Ma lui amava invece stare nella sua casa, bere del buon vino e chiacchierare. Senti, questa con gli passione, amici, ma... questa passione, come è nata in te? La bambina. Guarda, è nata da piccolo. È nata da piccolo perché. Chi è stata la prima persona che ti ha fatto ascoltare musica classica? Mamma? Papà? Guarda, l'ho scoperto poi dopo, ma quando io ero veramente un neonato, mia nonna, la mamma di mio padre, che era una pianista, suonava in casa. Ah. Ma io questa cosa non me la ricordavo nemmeno. Me l'ha detta mia madre
poco prima di morire, 6 anni fa. Evidentemente quelle sono state le mie certo. prime, perché io ho cominciato ad ascoltare la musica subito, a 7-8 anni, e quindi evidentemente c'era già un... È anche il genoma, no? Un fatto genetico, è rimasto. Ma guarda, io su quello ci credo poco, francamente, perché secondo me veramente... Cioè, se tu l'ascolti da piccolo, è difficile che tu non venga rapito, secondo me, dalla musica. Senti, passiamo ad altro argomento che ti è molto vicino e molto caro, sia a te che a me, che è il teatro. Adesso, a questo punto, oltre... Quale teatro? Quale teatro? Il teatro che non c'è, quello che possiamo Qual fare. È il teatro, Massimo? Certo, il teatro non c'è, non esiste più, però noi lo possiamo fare. Lo diceva Carmelo Bene. Quale teatro? Quale teatro? Il teatro sono io, il teatro non esiste, il teatro non siete voi, il teatro sono io, sono soltanto io il teatro sono io, eccomi, io faccio me stesso perché me stesso è il teatro. E allora dov'è il Piazza della Signoria? È vicino al teatro, non lo so. Esatto. Allora, che lezione possiamo fare oggi, Fabio? Ma pensavo di fare, dato che siamo sempre noi due, sì. una cosa adatta un po' a noi due, sì. cioè una commedia famosissima, da cui è stato tratto un film altrettanto famoso, che si chiama La strana coppia. Ehi là, sì. Conosco bene, Neil Simon. È una commedia di Neil Simon, è un autore, come dire, che ogni volta che un personaggio apre bocca non è mai a caso. No, straordinario, un autore straordinario, pazzesco. È uno dei commediografi, forse il miglior commediografo del mondo, perché ce ne sono altri di autori di commedie bravissimi, ma non sono mai riusciti a fornire un numero di commedie così numeroso quanto è riuscito Neil Simon. Neil Simon se ne citano almeno una decina, gli altri possiamo arrivare a 2, a 3. Pensa a Michael Frayne, che è un altro genio, ne abbiamo parlato credo qualche puntata fa. Michael Frayne però, oltre il rumore fuori scena, non è riuscito a partorire cose simili a rumori fuori scena. Ha scritto altre cose, ma erano sicuramente inferiori. Neil Simon, ogni botta una tacchia, ogni botta ha azzeccato il colpo. Benissimo, e allora noi che mi viene in mente a piedi nudi nel parco, per dire un'altra, è stato così. Quella è considerata la sua prima, appartamento al Plaza. Cioè sì. una commedia dietro l'altra, bellissimo. Senti, quale scena mi vorresti far recitare? Allora, Massimo, siccome tu sei più anziano. Sì, certo, io faccio quello che era Walter Matthau, per ovvi motivi. Allora cioè... direi che tu fai quello che era Walter Matthau, che era in realtà, diciamo la verità, per noi, i nostri caratteri saremmo più giusti al contrario. Perché io, diciamo che in gioventù sono stato più simile a Walter Matthau. Esatto, sei un po' disordinato, sei stato un po' disordinato. Sono un po' disordinato, esatto. Sì. Non sono proprio quello che si dice un pignolo. Sì. No. E allora, e qual è la scena? La scena è la famosa scena della pre-cena, quando Felix ha preparato la cena e Oscar torna a casa in ritardo. Sì, quella in cui stanno aspettando le due ragazze, sì, che ha invitato Oscar, no? Perché sono tutti e due, ambedue divorziati, perché separati. Sperano tutte e due di fare qualcosa. Sì, esatto, perché sono lui, Felix, disperatamente divorziato. Oscar invece è felicemente divorziato, perché può fare... Felix esce da un brutto divorzio, esatto. Come si suol dire. Sì. Allora dai, cominciamo. Mi dai tu le indicazioni? Quindi, sì. Quindi il mio riferimento è Walter Matthau, eh? Sì, diciamo che lui torna a casa non neanche avendo lontanamente l'idea che l'altro possa essere incazzato. È proprio un candidamente, dai facciamo, andiamo, okay. Non c'è. Dai. Ok. E invece trova una specie di... una moglie. Certo.
Felix, che cosa ci sta meglio col polpettone alla messicana? Glenn Miller o Frank Sinatra? Felix, che c'è? C'è qualcosa che non va? Lo capisco dalla tua conversazione. Avanti, Felix, che c'hai? Che cos'hai? Cosa ho? Comincia a dirmi che ore sono, secondo te? Che ore sono? Non lo so, boh. Saranno le 7:30 circa. Le 7:30? Diciamo le 8? Va bene, sono le 8 allora. Allora, avevi detto che eri a casa per le 7. Avevo detto così? Eh già, sarò a casa alle 7. Così avevi detto. Vabbè, avevo detto sarò a casa alle 7 e sono a casa alle 8. Scusa, qual è il problema? Scusami, se sapevi che tu arrivavi più tardi, perché non mi hai telefonato? No, ho potuto. Avevo da fare. Troppo da fare anche per una telefonata? Dov'eri? In ufficio, a lavorare. A lavorare? A lavorare, lavorare. Ti ho chiamato in ufficio alle 7 e te ne eri già andato. Ci ho messo un'ora a venire a casa, non ho trovato un taxi. Sì, da quando in quando i taxi all'Henning Bar? Un momento, questa voglio registrarla, perché non ci crederà nessuno. Vuoi dirmi che se faccio tardi per cena devo telefonarti? No, non per qualsiasi cena, solo per cene come questa. È dalle 2 che sto lavorando come uno schiavo per farti risparmiare i soldi per gli alimenti a tua moglie. Felix, questo non mi pare esattamente il momento per una lite familiare. Ci sono due ragazze che arrivano da un momento all'altro. Non gli avrai detto di essere qui alle 8? Senti, io quello che ho detto non me lo ricordo. Le 7:30, le 8, ma che differenza fa? Te la dico io la differenza. Mi avevi detto che venivano alle 7:30 e dovevi essere qui ad aiutarmi con gli antipasti. Alle 7:30 arrivano e noi serviamo gli aperitivi. Alle 8 cena. Adesso sono le 8 e il mio polpettone di manzo è pronto. E adesso se non lo mangiamo subito saremmo in due a seccarci. Mio Dio, aiutami! Ah, dovrebbe aiutare te! Digli di aiutare il manzo se ci riesce, perché di là ne abbiamo $9.35 che mummificano. Non puoi tenerlo al caldo? Al caldo? In caldo? Cosa vuoi, che lo covi? Ho già fatto un miracolo per averlo pronto per le 8. Dio mio, come faccio adesso? Ma no, scusa, non potresti aiutarlo con un po' di sugo? Tu me lo vado a prendere il sugo alle 8 di sera. Non hai più sugo? Beh, credevo che venisse quando si cuoce la carne, no? Quando cuoci la carne? Tu non hai la minima idea di quello che stai dicendo. Il sugo non viene, devi farlo. Mi avevi chiesto un consiglio, io ho provato a dartelo. Un consiglio? Ma se non sapevi neanche dove era la cucina, finché non sono arrivato io te l'ho fatto scoprire. Senti, se vuoi parlare con me, giù il mestolo. Mestolo? Cesso, ignorante, questo è un romaiolo, ma neanche sai cos'è un romaiolo. Felix, controllati. Perché tu credi che sia facile. Coraggio, forza, la cucina è tutta tua. Prova a fare un polpettone di manzo alla messicana per 4 in mezz'ora, dai. Ma sentitemi, io che sto discutendo di sughi. Drin! Oddio, le nostre invitate. Ecco, prendo una sega elettrica ed affetto la carne. Resta dove sei. Oscar, io non rispondo più di questa cena. Ma falla finita, ma che vuoi che importi della cena? Importa a me, va bene? Io ho l'orgoglio di quello che faccio. E tu adesso spieghi esattamente quello che è successo. Beh, potevi pensarci prima e farmi una Polaroid mentre arrivavo a casa alle 8. Ora togliti quel grembiule perché apro la porta, dai. Via questo canovaccio. Io voglio solamente chiarire una cosa. Questa è l'ultima volta che cucino per te. Perché quelli come te non sanno apprezzare un pasto decente. Tant'è che c'erano davanti alla TV. Un mestolo. Hai finito? Ho finito. Allora, sorridi. Cheese! Ah, eccole. Buonasera. E sono arrivate le ragazze. Beh, è una scena straordinaria. Come l'ho fatta? Che meraviglia. Come l'ho fatta? Bene, bene. Sono promosso? Sei promosso. Bene, alla prossima settimana prepara un'altra scena, che ci sto prendendo gusto. Allora, senti, adesso dobbiamo fare il solito nostro saltino in quel delle Marche. Tu conosci Grottamare? Ci sei mai stato, Fabio?
No, 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 no. Peccato, guarda, sarà l'occasione per andare a trovare Stefano Marcucci e Daniela Piacentini in quel di Grotta a Mare, amena cittadina marina vicino a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Signor Marcucci, ci sei? Ci sei? Non ci sei, non ci sei. Non c'è Marcucci. Va bene, ciao. Non c'è Marcucci. Ah, eccolo Marcucci. Eccolo Marcucci. Accipicchia, oh, guarda là, che cultura. Ma lei è un intellettuale, Marcucci. Vedo tanti libri, ma sono finti quei libri, immagino, vero? Certo, certo. Senta, lei è più per Dante Alighieri o più per Ludwig van Beethoven? Io, come le ho spiegato l'altra volta, sono per Francesco Totti. Quindi... Francesco Totti? Ce l'abbiamo, eccolo, ce l'abbiamo Francesco Totti. Eccolo qua, guardi, guardi, guardi quanto è bello Francesco Totti, eccolo qua. Vuole una barzelletta di Francesco Totti? Pronti, pronti con una barzelletta di Francesco Totti. Bene, signor Marcucci. Attento anche tu, Fabio. Ascolta, un giornalista chiede a Totti, le piace il pesce surgelato? E Totti risponde, ma che me prendi in giro? Io sul gelato preferisco la panna. C'ha ragione. Allora. Di che cosa parliamo oggi? Di che cosa, ah, che cosa ha studiato? Abbiamo lasciato Peppino De Filippo, no? Mi pare. Sì, abbiamo cercato di chiudere in bellezza, insomma, così. Certo, anche lì andrebbe, dovremmo parlarne per giorni, mesi, anni. Questi giorni, fra l'altro, in televisione stanno facendo le commedie della Scarpettiana, che vi invito ad andare a vedere perché sono particolari, sono state fatte appositamente per la televisione e sono bellissime. Bene, dopo comunque, questo momento di promozione... Questo momento di promozione, perché io sono sempre stato... Promozione cultura, promozione cultura. Un Rai dipendente. Cioè, un Rai dipendente o un dipendente Rai? No, no, quello mai, perché... Peccato, peccato. Insomma, in sintesi, di che cosa parleremo oggi? Parleremo oggi di Alberto Sordi. Cominciamo a parlare di Alberto Sordi. Ah, beh, grande. Alberto Sordi è un grande. Tutti dicono è un più grande attore italiano. Io su questa cosa non sono proprio d'accordo, pur essendo un romano come lui, pur essendo un romanista come lui, ma soprattutto perché Alberto Sordi, secondo me, è il più grande fra gli interpreti della commedia all'italiana, insieme con Marcello Mastroianni, Gassman, Nino Manfredi, e quindi... quindi loro... tu non lo consideri il più grande attore italiano? Fabio, no, tu che ne pensi? Devo dire che ho un'adorazione completa per Alberto Sordi. È difficile fare delle graduatorie tra chi è il più grande attore italiano, ma difficile fare delle graduatorie sempre tra chiunque. Però diciamo, ecco, che io, se dovessi fare tre nomi, uno sarebbe senz'altro lui. Ecco. È un uomo capace, a me, oltre ai film quelli che amiamo tutti, ma c'è un film dove secondo me lui è come dire, veramente di una potenza, è Mamma mia che impressione, dove lui fa un personaggio che non esiste, perché è un personaggio che non sta né in cielo né in terra, però non fa una piega, cioè tutti lavorano, recitano con lui, che fa una cosa che è fuori dal mondo, che surreale, lui... completamente surreale, ma lì è alla porta dadaista, dall'inizio alla fine, con una, e lì ci vuole veramente una potenza, una forza, anche perché lui, sai, come radici, lui aveva il fatto che da bambino faceva il teatro delle marionette e si divertiva tantissimo a fare le voci, le imitazioni, le cose, e quindi questi personaggi secondo me lo hanno portato poi a esasperare tutte le sue persone, anche perché lui poi, sai, ha avuto uno sviluppo artistico travagliato, è stato
cacciato dall'Accademia dei Filodrammatici perché era troppo romano, parlava troppo romanesco. Lui si era impegnato per andare a iscriversi a questa scuola, aveva fatto un lavoro appositamente per potersi pagare la scuola, e questa, invece questa cosa non gli è riuscita. Quindi lui ha sempre avuto un po', ha sopportato il peso di questa sua mancanza, tant'è che lui, ecco, ripeto, nella commedia italiana, ma non solo, perché poi lui, voglio dire, è un grande attore anche nelle parti drammatiche. Sappiamo che La Grande Guerra è la chiave di volta della sua capolavoro, è un grandissimo, non si discute. Dove sia lui che Gassman aveva lasciato la parte drammatica per mettersi. Scusate, una domanda a tutti e due. E lui ha fatto il contrario. Una domanda a tutti e due. Come mai nessuno di questi grandi attori, avete citato Gassman, Sordi, Mastroianni, Manfredi, io ci metto la vita, Tognazzi. Degli uomini, come mai noi siamo riusciti a prendere degli Oscar con Sofia Loren e l'Oscar maschile con Roberto Benigni? Come mai nessuno di questi è riuscito mai a prendere un Oscar, almeno non dico per un film, ma alla carriera? Io credo che Gassman, Sordi, Mastroianni l'avrebbero meritato, e invece non sono mai riusciti a prendere la statuetta. Un po' per questo provincialismo che comunque gli americani vedevano, non solo un po' di invidia, ma anche un po' di provincialismo. I nostri film erano i nostri film, e quindi credo che non l'abbiano premiati nessuno, solo Sofia Loren, ma anche la Magnani prese l'Oscar, no? Io mi riferisco agli uomini. Gli uomini no, sebbene forse io, se avessi dovuto dare un Oscar, penso che l'attore più completo, che poi non abbiamo citato, ma l'attore più straordinario è sempre Vittorio De Sica. Vittorio De Sica ha delle sfaccettature incredibili che nessun altro riesce ad avere. Sì. Vittorio De Sica è stato veramente uno dei più grandi. C'è un film straordinario dove lui è, perché i film comici che ha fatto con Totò va bene, quelli con la Lollobrigida, ma Il generale della Rovere è un capolavoro di interpretazione straordinario, pazzesco. Un capolavoro anche il film. Un capolavoro anche il film, la sceneggiatura. E poi lui, diciamo, pure il regista Vittorio De Sica è una cosa straordinaria. Per dirci. Penso che Umberto D. O Ladri di biciclette, per esempio, ha preso l'Oscar. Sì, ma sì. Berto D è anche un altro di quei film che secondo me rimarranno per sempre nella storia. Sì, ma Vittorio De Sica ha preso gli Oscar come regista, non come attore. E noi sì. Come attori, io ricordi, può darsi che ho la memoria corta, ma credo che sia soltanto Roberto Benigni, o sbaglio? Roberto Benigni, ma diciamo che è stata, come dire, una serie di circostanze particolari che hanno fatto sì che Roberto Benigni, sì, meritatamente, non voglio dire, certo, di no, prendesse quest'Oscar, anche se voglio dire che, a mio parere, per cosa penso io di quello che debba essere un attore, forse tra questi che abbiamo nominato, proprio come doti attoriali, Roberto Benigni non è certo il più dotato. Cioè, Roberto Benigni è Roberto Benigni. Sì, certo. È un'altra mascherina. Come dire, ed è quello che è stato premiato, è stato un po' quello. La conversazione è bellissima perché sta portando chiaramente sul cinema. Eventualmente continuiamo su Alberto Sordi anche la prossima settimana, Stefano, sì. Perché siamo... Ma lì... Senz'altro, no, perché Alberto Sordi, se si apre il capitolo di Alberto Sordi, è come il merenghetti. Comunque lui avrebbe compiuto 100 anni tra un mese, il 15 di giugno, vero? Adesso tra poco vedrai. È il 15 di giugno del 1920, quindi sì, avrebbe fatto. Sì. Quindi 100 anni avrebbe compiuto, sì. Senti, allora, devo dire...
che dai, dici, cioè, tu preferisci. Sì, adesso vorrei riallacciarmi proprio a Peppino per far vedere un pezzo di Un giorno in pretura. Sì. Che lui fa il famoso personaggio Nando Morricone, che Morricone, ha inventato, certo. Lui, quindi infatti lui di questo film è anche sceneggiatore di Un giorno in pretura, stranamente, quindi è un'altra sua professione, perché lui oltre che compositore, sceneggiatore, cantante, doppiatore, perché anche tutta la parte della radio, tutta la parte della radio. Esatto, quindi voglio dire, questo film qui, Il giorno in pretura, che è del 54, lo vediamo accanto a Peppino De Filippo che fa il pretore, e vorrei vedere questo pezzetto. Sì. Vediamo. Senti Margherita. Menigoni Ferdinando! Eccolo! Menigoni Ferdinando! Hanno chiamato Menigoni Ferdinando, sono io. Oltraggio al pudore, mi hanno chiamato Menigoni Ferdinando, permesso, buongiorno, oltraggio al pudore. Buongiorno signor pretore. Buongiorno. Il pretore sono io. Buongiorno, mi permette. Io. Una sigaretta, vostro onore. Sono nazionale, vero, perché insomma. Ma che nazionale, che nazionale? Riponete quelle sigarette qui, non si fuma, cancelliere! Questo non è un fumo, è una pretura. Stanno a fumare tutti. Perché c'è nessuno fuma. Stanno. È calamaio. Ma guardate. Guarda qua, guardate. A te. Nome. Menigoni Ferdinando, detto l'americano. Voglio sapere se è americano o italiano. Detto l'americano, appunto, io perché me ne esco con questa. Suanecano, Sanawane. Non ve ne dovete uscire con niente. Siete italiano? Sono italiano. E parlate italiano? Oh, sì. Qui siete in una pretura italiana. Appunto, e allora? Me ne esco con questa. Allora, dove, dove? Menigoni Ferdinando, innocente. Di innocente. No, no, innocente sono io. Fu Mario, anche lui censurato, può controllare chi da lui le censi. A noi non interessano i trascorsi vostri e quelli di vostro padre. Come vi interessa? Non ci interessa. Anche in America, che è un paese libero, un amico mio mi ha detto, cioè, deve risultare tutto quanto. Qui siamo in Italia. Beh, vabbè, vabbè, vabbè. No, e quando si apre il libro è come uno scrigno prezioso. Non si può. In effetti questo forse è proprio le sue caratteristiche maggiori qui in questi film, dove lui ritira fuori questo personaggio inventato. Ma Stefano, ieri l'altro giorno parlavi di Peppino. Sì. Qui è proprio quell'effetto appunto della persona per bene che si scontra, esatto, con un zozzone, con Zozzone. Peppino è sempre, tu lo vedi all'inizio di questo film, lui arriva come pretore al tribunale ed è perfetto, certo, è proprio vestito benissimo, esatto, lui è questo baffetto. C'è un momento secondo me straordinario, Peppino che si alza per vedere dove Sordi ha gettato, dove Nando Morricone, anzi non Sordi, ha gettato la cicca in terra. Poi non so se avete notato Turi Pandolfini, quest'altro grandissimo che diceva, certo, che certo, il cancelliere, certo, Turi Pandolfini, certo. Grandissimo attore. Vabbè, c'hai qualche altra chicca? Sì, qualche altra chicca, volentieri. Vorrei farvi vedere un film che è diventato anche questo un'icona un po' del sordismo, lo possiamo chiamare il sordismo, certo, che è Il Vigile, un pezzetto Vince della sua Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, la sua vestizione con Marisa Merlino, prima di diventare vigile, di ritornare a fare il vigile, perché ancora, tu sai che il film si svolge, c'era stato un fatto di cronaca vero, cioè un vigile che era stato sospeso per motivi di cronaca. Sì, ecco. Sì, sì. Vogliamo vediamo, vedere questo vediamo, fantastico, quel pezzo è fantastico. Ma che ti serve sta pistola? Ma come, a che mi serve? Se c'è il ladro con la rifurtiva, prima gli intimo l'altra, poi sparo un colpo in aria e poi le gomme. Ecco, ma fai lunga, figlio mio. Io devi sparare subito in testa, se no quello ti spara per prima a te. E papà? Si sta preparando. Mi metto paura. Papà, mi pare un marziano. Quanto stai bene. Sei più bello di quando eri sergente. Come ti senti? Boh, che volete che vi dica? Mi sento un altro. Più forte, più alto. Pure la voce mi esce meglio, più limpida. E poi soprattutto mi sento disinvolto. E cammina via avanti.
E fatti vedere, no? Oddio, che? Ma che fai, vattini? I gambaletti che sono rigidi, non me si piegano. Oddio, 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 oddio. Oh mio Dio, che meraviglia ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. Vabbè, senti Ste, e questo ci riserviamo qualche credo altra cosa. Credo che questa cavalcata con Sordi sarà divertentissima. Sì, ecco, sì, 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 continuiamola perché sono cose preziose. Facciamo una cosa, sì. Continuiamola almeno fino al giorno del suo centesimo di quello che sarebbe stato il centesimo compleanno, dove i giornali, le televisioni si scateneranno però noi lo stiamo facendo in anticipo, quindi siamo i primi. Senti, ma c'è l'intellettuale di famiglia, l'unica persona che in quella casa abbia mai letto uno di quei libri, tutti quei libri, esiste? No, non lo so fare, ma la chiamerei con un bel fischio alla pecorara, giusto per essere nella classe. Allora, sento un cicaleccio. Signora Piacentini, che cosa... Sì? Allora, ci racconti, io lo so, ma lei con Fabio Ferrari, che cosa... su che cosa dialogherà? Dialogherò su un attrezzo che ci abbiamo tutti e due, gli occhiali. Siamo questa cosa qui che poi è Carl Valentin. Ecco, chi è Carl Valentin? Chi è stato, anzi, per dire? Carl Valentin è stato uno dell'avanguardia del futurismo tedesco, sì, e quindi faceva cabarettista. Addirittura è considerato un dadaista. Dadaista, sì, sì, ma incredibile. Però era anche come persona molto particolare, mago, alto, bruttissimo. Sì. Era uno strano personaggio, però con una... E mi scusi, signora Piacentini, in Marcucci, ma... Sì? E che cosa ascolteremo di Carl Valentin? Gli occhiali. E gli occhiali. Quindi cos'è, una situazione coniugale? È una situazione coniugale e dove accade un fatto per chi ha gli occhiali molto frequente. Molto frequente, sì. Quello di andare a cercare gli occhiali che regolarmente ci si dimentica dove li abbiamo lasciati. Lasciati, prego, esatto. Prego, signora Piacentini e signor Fabio Ferrari. Massimo, un autore veramente in questo momento attuale, sì. Perché mi ricordo che Carl Valentin teorizzava la possibilità di avere in una città 1000 teatri da un posto. Sì, esatto, sì. Esatto. Che risolverebbe adesso il problema. Il nostro problema, è vero. Del coronavirus. Sì, sì, è verissimo. Sarebbe verissimo. A teatro in poltrona... Gli occhiali di Carl Valentin, interpreti Daniela Piacentini, lei, Fabio Ferrari, lui. Clara, non trovo gli occhiali? Hai mica visto i miei occhiali? Ieri li ho visti in cucina. Come ieri? Se un'ora fa li ho usati per leggere? Può darsi, ma ieri gli occhiali erano in cucina. Non dire idiozie. Cosa me ne importa se ieri gli occhiali erano in cucina? Te lo dico perché li hai già lasciati qualche altra volta in cucina. Qualche altra volta? Cioè, per questo li ho lasciati parecchie volte. Ma a me importa sapere dove sono ora. Ah, dove sono ora non lo so neppure io. Da qualche... Che parte saranno senz'altro? Da qualche parte? Ma certo che sono da qualche parte. Ma dove? Dov'è da qualche parte? Da qualche parte? Questo non lo so neanch'io. Allora saranno sicuramente da un'altra parte. Da un'altra parte? Ma da un'altra parte è da qualche parte? Non smettila di dire sciocchezze, da un'altra parte non può certo significare allo stesso tempo da un'altra parte o da qualche parte. Oh, ogni giorno continuo a cercare questi stupidi occhiali.
La prossima volta ricordati bene dove li metti, così sai dove sono. Oi, moglie! Così parla solo chi non sa cosa vuol dire aver bisogno degli occhiali. Perché anche se sapessi dove li ho lasciati non mi servirebbe a niente, perché non posso vedere dove sono, dato che io senza occhiali non ci vedo. Allora è semplice, hai bisogno di un altro paio di occhiali, così ti servi di un paio per cercare l'altro. Ma sì, figurati, cosa mi costerebbe? Io gli occhiali li perderò 1000 volte all'anno e se ogni volta avessi bisogno di un paio di occhiali per cercarli, come minimo costano 3 marchi, spenderei 3000 marchi di occhiali all'anno. Scemo, non ti servono mica 1000 paia di occhiali all'anno. 2 paia senz'altro, uno per vedere da vicino e uno per vedere da lontano. No, no, io preferisco non provarci nemmeno. Metti che abbia perso quelli per vedere da lontano e abbia sul naso quelli per vedere da vicino. Ma se gli occhiali per vedere da lontano sono lontani, io con gli occhiali per vedere da vicino non riesco a vedere quelli per vedere da lontano che sono lontani. E allora ti conviene portare sempre gli occhiali per vedere da vicino e avvicinarti al posto dove sono gli occhiali per vedere da lontano, così con quelli per vedere da vicino puoi vedere dove sono quelli per vedere da lontano. No, ma il posto dove sono gli occhiali per vedere da lontano io mica lo so. Ma il posto è proprio lì dove hai messo gli occhiali. Ma proprio di questo si tratta, è il posto che non mi ricordo più. Non capisco. Forse li hai lasciati nell'astuccio? Ah, ecco, forse hai ragione. Saranno senz'altro lì dentro. Dammi l'astuccio. Ma dov'è l'astuccio? L'astuccio è lì dove ci sono dentro gli occhiali. Ma gli occhiali non sono sempre nell'astuccio. Ma certo, sono sempre nell'astuccio, a meno che io non li abbia addosso. Cosa, l'astuccio? Oh no, gli occhiali! Ehi, guarda cos'hai lassù, sulla fronte. Lassù io non ci vedo mica. E allora tocca con le mani, te li sei tirati su, sulla fronte. È vero, sono proprio i miei occhiali, ma peccato però. Cosa peccato? Non c'è l'astuccio. Carinissimo. Sapete una cosa? Sapete che cosa mi è venuto in mente ascoltando questo dialogo surreale? A proposito di commedia all'italiana, di Peppino, di Totò? Per andare dove dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Se ci pensate, se ci pensate, secondo me è stato preso da Carbarenti. È vero? Cioè, è il teatro dell'assurdo, evidentemente. Quindi, e ci stiamo, per andare dove dobbiamo andare, sono gli occhiali. Dove stanno questi occhiali? Bellissimo. Signori miei, amici miei, fratelli miei, grazie a coloro che hanno avuto la pazienza, l'ardire, la forza di seguirci fino a 15:45, 20 minuti a mezzanotte, però siamo stati molto felici, molto contenti di stare noi quattro insieme, ma soprattutto con coloro che ci hanno seguito, che ringraziamo, e dando appuntamento alla prossima settimana. Venerdì, stesso luogo, stessa ora, a dentro casa Marcello, ci sta pure Teatro in Poltrona, con Fabio Ferrari, Stefano Marcucci, Massimo Cinque e Daniela Piacentini. Un bacio a tutti, un bacio a voi tre, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao, 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 ciao. Bye.